delle rec. Nick, fai partire le rec. Unicorni. Fai partire le rec, Nick. Corri. One, go. Non ho ben chiaro, non ho ben chiaro che cosa parleremo oggi, ma si parlerà sicuramente di pubblicità, che è una cosa che abbiamo sempre sognato di fare, perché le pubblicità sono il profumo della vita. Bentornati. Ciao, non so cosa ho detto. No, sei stato in realtà molto bravo, sì. E mi ha fatto anche ridere l'intervento di Nick, che per chi non lo sapesse stava accendendo tutte le camere e per fare cosa? Far partire le registrazioni, quindi bisogna ciaccare. Ciacchiamo. Prego. Dai. Allora aspetta, prima amici di partire del podcast, spieghiamo, proviamo a rendere questo. Lo taglia Eddie, tu stai cercando di dire proviamo a ritornare come eravamo quando abbiamo smesso, nel senso bravi in cui riuscivamo a fare dei discorsi filati seguendo qualcosa. Dico, non so, per esempio c'è Nicolas che spunta con il testone davanti alle telecamere. Diciamo, Nicolas, ma perché spunti con il testone davanti alle telecamere? Cioè, capito? Tu dici pensiamo a quelli che ascolteranno, ma quelli che ascoltano e basta. Impossibile, okay. Impossibile. Cioè, secondo me, già se riusciamo a portarla a casa dal punto A al punto B, ma neanche già B, anche a virgola 2. Ma il problema è che io, allora, spiegami sta roba. Certo, oggi parliamo di pubblicità. Sì. Ma intanto io non ho una scaletta. Ah, porca troia. Ma perché non le ha? Cioè, Nick, ma ha fatto discorso, Tonno. Abbiamo, facciamo la presentazione, abbiamo, i nuovi tablet. Abbiamo tutti i tablet, finalmente. Ma li abbiamo in tre. Io non ce l'ho. Li abbiamo in tre. Ma tu ce l'hai adesso. Sì, no, ce l'ho di là. Ma il mio è arrivato scarico, quindi non potevo configurarlo. Cosa ti ho detto io ieri? Te lo sistemo io. Ma era scarico, non potevi. Io stanotte l'ho messo in carica. Ma io posso ricaricare le cose in un secondo. Hai gli occhiali, quando hai gli occhiali sei cattivo. No, è cattivo. Aspetta. Vai a prendere. Quindi ho il tablet di là non configurato, quindi ho la scaletta di carta. Ma basta un link. Ma non ho il tablet. Cioè non è neanche, non sono mai entrato. Cioè è proprio vergine. Non siamo mai stati in questo studio. Però hai la oggi. Scaletta di carta. L'ho stampata. Nicolas non è neanche qua. Ma perché lui mi ha detto, tu hai chiesto ma le scalette e lui ha detto il tablet. Ma non ce l'ho il tablet. Ma scusate, lo davo per scontato. Tu però bravo che ti sei arrangiato. Nicolas, dopo che mi ha detto questa cosa, l'avrei strozzato. Perché sì, ma Nicolas è un'ora che sistema tutte le camere. Nicolas ha usato la scusa dei tablet solo per prendersi una tastiera. Adesso facciamola vedere. Ah, l'ha eliminata il bastardo. Poi mi sta sul culo. No, scusate, devo dire, mi sta troppo sul culo che adesso abbiamo tutti il tablet, ma Nicolas ce l'ha migliore anche del mio. Anche Cesare ce l'ha migliore del mio. E io perché io e Cesare abbiamo sono vedi, allora è questo il tuo problema. Cioè, certo. Allora, tu rifletti sempre su di me. Ovvio. La siamo in tema. Allora, cos'è una competizione? Scusa, non c'entri un cazzo. No. La mia vita si basa semplicemente su una cosa. Io sono contro di te. Poi tutto il resto può succedere, può accadere. Allora, mi ho una sorpresa. Ho una sorpresa. Ovvero? Partiamo subito con una sorpresa. No. Non voglio la sorpresa. Aspetta un attimo. Voglio capire una cosa. Perché è partito l'hashtag tonno. Aspetta, tonno? Devo recuperare. Tonno è scemo. Tonno malvagio. No, tonno scusati. Tonno mi pare scusati. Tonno scusati. Cosa hai fatto? Tonno chiedi scusa. Non lo so, era pieno di gente che diceva tonno scusati. È successo qualcosa nelle storie? No. Secondo me sul gruppo abbonati hai fatto qualcosa. Abbiamo un gruppo abbonati. Non lo sapevo. Vabbè, assurdo. Comunque, gruppo abbonati comunque ormai ci ha tagliato fuori. Tonno scusati. Siamo sempre ascoltami. Siamo diventati lo zimbello del gruppo abbonati in una maniera veramente maleducata. E quindi è impossibile riuscire a star dentro ormai. Dicono niente. No, è verissimo, ma abbiamo già trovato. A scrivere, mi mangiano. Ma abbiamo già trovato un modo per farli comunque chattare, condividere lo e chiudiamo. Allo stesso tempo riuscire a dare anche noi delle informazioni, perché se tu sei chiccato dal tuo stesso gruppo che hai creato è praticamente proprio, sì. Figo però. Però figo e ce l'ha suggerita Nick, bravo Nick, sì. Perché ci ha suggerito un'idea interessante, ma la vedremo perché dobbiamo capire tutto. Oggi parliamo di pubblicità, sì. Ma parliamo di quelle pubblicità epiche del passato, tipo quelle che hanno sconvolto il mondo dell'advertisement, ma che in realtà in un certo senso più hanno sconvolto noi. Secondo me. Cioè, perché secondo me non è che c'è proprio quella pubblicità che dice oh mio Dio, è storica. Però sono l'unico quelle... senza prendere di Space Valley. Sì. Ah, merda, è vero, ricordiamolo su spacevalley.com. No, non è ancora partita la vendita. No, partirà la prossima settimana, vi diremo qua. Però potete andare nel sito così a vedere, fare un click, controllare. Ma sì. Per io intanto sono molto contento perché il nostro fonico Eddie, su mia richiesta, ci ha agganciato le cuffie al tavolo. Mi e ha mandato le foto. C'è il cavo. Sai che anche sono stracontento. Quanto sei leggero con la testa ora? Non hai più il cavo che ti io non l'avevo capito. Ecco perché la mia testa pesava 230 kg. Io gli ho detto, gliel'hai detto te, certo. Bravissimo. Grande genio. Nesso è l'unico che può autorizzare abbiamo a bucare il tavolo. Un gancetto bellissimo. Ma hai visto che svolta è ora? La testa non grazie pesa Eddie. Più. Grazie Nelson. No, Nelson. Devo dire magnifica idea di Eddie realizzazione. Eddie non lo rivedremo fino al 2022 adesso. No, torna. Ci sei rimasto malissimo. Deve tornare. Eddie torna, per favore. Prima di entrare nell'argomento pubblicità, vorrei dire una roba sconvolgente. Adesso non lo posso far vedere per... Sconvolgente! Che sei simpatico. È uno spasso!
No, volevo dire che ho incontrato il clone di Frank mentre venivo qua. È vero, assurdo. Allora, aspetta, la racconto perché mi ha fatto ridere questa cosa. Allora, io stavo andando ed ero partito prima di Frank con la macchina. Sì, a un certo punto vedo davanti a me sul marciapiede Frank, così, che cammina in avanti. E faccio, ma come cazzo è possibile? Cioè, sono andato prima, io via. Lui è addirittura a piedi perché sta andando a piedi, mi sono chiesto. E poi ho detto, allora, accosto, e gli chiedo che cazzo sta facendo. Accosto e mi accorgo che non è Frank. Ok, da micro dettagli, sì. Ma era proprio identico. Minuscoli stessi occhiali, non è vero. Stessi occhiali, stessa Frank camminata, fermo, stesso vestiario. Mi fermo e dico, ok, devo capire come fermarlo senza importunarlo e chiedergli una foto per poi mostrarla a voi. La possiamo farla vedere? No, non la farei vedere per questioni di privacy. Ha avuto solo un'ora per mandarla in regia. Io all'inizio pensavo che fosse Frank, sì, con un filtro di quelli da coreani che si fanno belli. Pensavo fosse in versione Michael Jackson. Tipo spussato. All'inizio anch'io. Anche tu? Allora. Io sono passato nello stesso punto in cui si era fermato Tonno e io da lontano ho detto la stessa cosa che aveva detto Tonno, cioè come cazzo fa Frank? Io sono uscito prima di lui dallo studio. Ma poi soprattutto cosa fa? Perché va a piedi, no, cioè, capito? La cosa strana. E a quel punto gli ho detto lo devo fermare, devo fargli una foto. Nel momento in cui lo stavo pensando e secondo me lo stavo osservando, cioè proprio stavo facendo uno che si accosta con le quattro freccette e osserva così, lui si gira verso di me e fa Tonno! E allora ti conoscevo. Era bello se non lo conoscevo. Grazie. È al quinto anno di matematica, no. Tu capisci? Sei tu? Sei te, però realizzato. Un mondo parallelo. Quinto anno. Sì. Non è che era con me all'università? Non so. 2000. Ma non è che uno che hai cresciuto te proprio. Io adesso sarei al quinto anno. Ma non è che tu quando hai mollato hai tipo lasciato una cellula dentro la matematica che si è evoluta e è diventato un Frank. Un saluto a tutti, mai parlato con nessuno. E a tutte le cellule. Un saluto. Io ogni giorno che lui tornava da matematica dicevo ma oggi hai fatto amicizia con qualcuno. Ah no, io zero. Ma zero, dai, non c'è stato uno. Un compagno di banco con cui hai fatto una tabellina. No. Dai, ma com'è possibile? Vabbè, Frank? Mi è capitato di scambiare parole con persone. Chiedere una penna? No, però è capitato di scambiare parole. Okay. Mi posso sedere qui. Però partono così le amicizie all'università. No, da me finiscono lì. Ah, poi, okay. Adesso posso sedermi qui? Sì. Noi diciamo tanto, ma io e Nelson all'università eravamo i peggiori a socializzare. Avevamo, però avevamo un gruppettino di 3-4 amici. Che ci aveva un po' escluso. Poi ci hanno traditi. Sì. Con quelli in giacca e cravatta. Comunque lì in giacca e cravatta. Dove? Sì, a giurisprudenza, sì. Perché in quel momento lì eri, cioè nel senso contavi solo se ti vestivi elegante. Dopo a scienza e comunicazione anche lì avevamo il nostro gruppetto di 2-3 amici e... Anche lì un po' traditi a un certo punto. Cioè c'è stato un po' di Che abbia smesso di frequentare. Sì, forse in effetti ecco una cosa che potrebbe aiutare quello, comunque sì, a farsi degli amici all'università è andare all'università. Forse, forse infatti con la DAD è un casino. Sì, la DAD. Ma possiamo partire con il fatto del giorno? Chiamalo. Scusate, io non ci sono ancora abituato. Pingo, rimandalo. Vai di nuovo. Boom, va bene, grazie. Bello. Grazie. Bellissimo, troppo gentile. Strabello. E andiamo ad ascoltarlo perché vi ricordiamo che li mandate voi tramite messaggi vocali sul gruppo Telegram. Se gruppo Telegram dove potete entrare se vi abbonate al canale con un comodo link che trovate in questo momento. Link in descrizione. Andiamo Ciao, a vedere questo. Frilli, potrei mangiare qualsiasi cosa senza che questo alimento ti faccia ingrassare o faccia male alla salute. Non è che avrai sempre fame, però puoi mangiare ogni volta che vuoi, qualsiasi cosa, ma non sentirai mai più il sapore dei dolci. È molto bello. Mi fa ridere che sia stato va benissimo. Ha dovuto comprimerlo sotto. La prima persona a cui faccio un applauso. Brava. Per questo patto, allora, bellissimo. È effettivamente una situazione in bilico, nel senso che io sto pensando a un po' quello che ritengo un gigantesco sogno. Cioè io sono veramente molto goloso, ma non posso mangiare tutto quello che voglio come perché nessuno ti gonfi, di noi. Come mi tutti, gonfio come e tutti, mi ingrasso. Come tu. E allo stesso tempo ho un grandissimo quasi feticismo per il mascarpone e la tenerina. Ah, tu stai pensando solo a quei due lì, cioè non stai pensando sarei ai dolci. Sarei disposto a rinunciare a qualsiasi tipo di sapore, quel sapore lì mi mette in crisi. Quello del mascarpone. Del mascarpone della tenerina. E quindi penso, posso mangiare qualsiasi cosa, ma fondamentalmente non mangio più quello. Ma sono se disposto tu a farlo. Pensi al sapore del mascarpone ma salato. Un'altra roba proprio, però. Cioè, un'altra roba, cioè, sì. Completamente diverso. Potrebbe o non potrebbe ma essere? Allora, guarda, io ti dico, fino a 5 anni fa avrei completamente rifiutato questo patto. Ma stai a favore dei dolci? No, scusa, avrei accettato questo patto, scusami. Avrei accettato questo patto perché dei dolci non me ne fregava assolutamente nulla. Oh, non so cosa è successo. Te lo dico sono io cosa cambiato. È successo, te lo dico io. Sei incinta. Te lo dico io. Te lo dico? Sei pronto? Sì. Abbiamo iniziato ad andare al ristorante e al ristorante vero. È proprio la ciliegina che ti chiude bene il pasto. Può essere, però allora questo è vero, sicuramente però, no, è una cosa che sicuro, mi manca quando non lo quello tengo. È vero, manca sempre. È proprio quella cosa che tipo c'è sempre oggi, spazio. Oggi che eravamo al cinese a mangiare, a pranzo,
non c'è stato il dolcino fuori. Non ho capito cosa è successo. No, lì, allora posso dire, non è stato mangiato il dolce perché la signora aveva fretta di andare a casa. Vero. Perché come siamo usciti ha chiuso tutto. Tonno mi ha fatto provare il gelato fritto, non è male. No, non è male quello. Non è male. Però ti dico un'altra cosa che noto, ma non è da tanto che ce l'ho. Di recente è che magari se mangio del salato, dopo devo sempre avere qualcosa di dolce, ma proprio una ciliegina, esatto, che mi rifà la me la pulisce, capito? Sì, anch'io a casa se ho fame a luna di notte, spesso mi mangio 2-3 pan di stelle, non mi mangio un cracker, capito? Pure un Toblerone. No. Però lo puoi mangiare, ma non senti il sapore. Ma che senso ha? Allora, io però ho avuto un flash. Vai, cioè, io mi sono visto all'istante una montagna di gramigna con la salsiccia proprio enorme. No, accettiamo sto cazzo di passo. Capisci? Sono pazzo. Cazzo? Pazzo sì, ma pazzo per la gramigna. Accettato. Cioè, no, ha ragione Nico. Abbandoni i dolci, sti cazzi, ma una ti fai fiorentina. Vero, cose di gramigna con la salsiccia. Cioè, il salato può compensare al 400% tutto il dolce del mondo. Secondo me è una mancanza che sentirai sempre, perché il detto, il modo di dire, per cui c'è sempre, vaffanculo, spazio per il dolce alla fine di un pasto, indipendentemente da quanto hai mangiato. 3 metri di pizza. No, aspetta, questa cosa è vera. Cioè, tu puoi mangiare 3 metri di pizza, puoi mangiare 2 chili di carbonara, ma avrai sempre spazio per il dolce e ti mancherà sempre. Questo devi mettertelo via. Ti mancherà sempre. Pazienza. Sono d'accordo, pazienza. Se a Nick dai 3 metri di pizza, guarda, lui va bene tutto. Va bene anche senza mascarpone. Ma secondo me, Nick, tu stai parlando, cioè ti è venuto un po' in mente il tè di 12 anni, capito? Cioè? Che era pesca limone o lui? No, lui. Cioè, secondo me sei un po' tornato bambino e mangiavi comunque male a quell'età. Sì, cioè, dirlo, esatto. Sì, concordo. Ti è venuto un po' uno sfogo in questo momento in cui dicevi voglio avere quel cazzo. Però Nick, niente Nutella, la tua Nutellina. Ti dico, potrei abbandonarla per tutto il resto. Ma non è vero. No, tu hai un problema con la Nutella. Sì, io non ho mai visto nessuno così goloso di Nutella. È vero. Ti fai tutte le pare del mondo sul al cucchiaino che l'ha usato, il coltellino. Vabbè, poi c'è stata anche una pandemia, quindi ci sta anche ad essersene fatte. Ma ti giuro, la potrebbe Nutella leccare ognuno di noi. Ma se su quel coltello c'è un po' di Nutella, tu verresti a leccare. È vero. Non è te vero. Ne fregherebbe assolutamente nulla. Io ho avuto tanti momenti del genere, soprattutto nell'anno scorso. Sfoghi si chiamano. Dove abbandonavo qualsiasi tipo di precauzione per i dolci e la Nutella in particolare. Tipo, ti ho slecchiato la Nelson. Dicevo, vabbè. Però ma veramente? Me la rischio. Vabbè, però ma cos'è? Oh, mica sono. Ma aspetta, no, lo so, però. Aspetta, ti dico è stato di un più. Anno particolare. Una cosa che è rimosso dal cervello. C'era Cesarino che andava col ditino, Non mi interessava. Cioè? Andavo oltre. Ah, okay. Ce l'abbiamo il sondaggio. Io, quando faccio la pipì, non mi lavo le mani. Pazienza. La Nutella copre tutto. Hai mentalmente leccato il cazzo di Cesare. Esatto, hai leccato il mio pisello. Hai leccato il mio pisello. Il mio pene tu l'hai leccato. Come avete fatto a fare questo collegamento? Come hai fatto tu a non farlo? No, non so. Ma ce l'abbiamo il sondaggio per sapere il pubblico che cosa ne pensa. Quindi aspetta, chi accetta, chi non accetta? Io accetto. Accettiamo al 100%. Cosa è successo? Unanimità. Hanno detto sì il 66% e no il 34%. Grazie pensavo a tutti quelli che hanno votato, molto gentili. Data la nostra unanimità di avere una percentuale più alta, ma comunque alta. Sì, no, è alta. Sì. È alta. Stavo pensando che mi è venuta in mente la Pingu scena che la scena di Pulp Fiction, ok? Sì, che c'è il tizio dentro la cassa. Sì, esatto. Quel tizio lì è Eddie in questo momento. non me lo ricordo. È proprio per quello, non c'è perché è dentro la cassa. Vabbè, scusate. Vai. Prego, Frank. No, che cosa? Andiamo avanti. No, stavo pensando che sarebbe figo tuffarsi in una vasca piena di gramigna al ragù. Figo. Sì, sono d'accordo. Lo puoi fare a quel punto. Non so, un po' schifoso, A me, a me tipicamente fanno schifo quelle cose, ma lo farei. Scusa. Poi tipo, te avresti dei gran problemi. Cioè, te odi l'odore del ragù. No, decidiamo un attimo. Facciamo così, facciamo questo gioco. Non è così. Ognuno di noi decide un piatto di pasta in cui immergersi. E poi, che gioco è? Scusa. È un gioco, è un'idea. E perché ci sono proprio gli gnocchi al taleggio? No, che pasta ci deve essere dentro la vasca? Prego, no, inizia tu. No, perso, scusate. Inizia tu. No, io la gramigna al ragù. Io farei tortellini alla panna. Tortellini alla panna, ci sta. Mi spiace. Gramigna alla salsiccia rossa con un'aggiunta di panna. Bello. Io sono Frank, quello che hai detto te, scusa. Vuole essere pasticciata alla fine. Io sono indeciso fra anch'io tortellino o passatello. Cazzo, io passatello è però bello. Patin paluga il passatello. Io zuppa imperiale. No, soffochi. Bella, una spugnetta in gola sei morto. Ma zuppa imperiale è il top. Vabbè, ma mica ti devi andare sotto quella. È un bagno, una vasca. Ma tu nelle vasche? Figo. Da bagno?
Ma, ah no, io mi immagino proprio la piscina. Ah tipo. No, io pensavo alla vasca. Non è proprio la piscina. Comunque c'erano dei video trashissimi su YouTube che mi sa che avevo fatto vedere a voi due. Che sì. Era, adesso non mi ricordo esattamente, però era questa mamma che metteva la figlia dentro la vasca e la figlia poteva decidere cosa metterci dentro e tipo ci metteva dentro le Pringles, delle cose orribili. Sì, una roba tipo tremenda. Ma che cazzo era? Pasta al sugo di salamina. Dove l'hai letta? È lì. La pasta al sugo di salamina o carbonara? La salamina è... Salamina. Sarà salame. Idea. Sono curiosissimo però. Cos'è Claudio? Ma sarà un... È troppo concentrato. Ah, la salama da sugo. Ah, la salama da sugo, può essere. Cos'è la salama da sugo? È quella ferrarese. Cerchiamo un'immagine per favore della salama da sugo. La salama da sugo. Scusate, ma voi, cioè, voi riuscite a restare impassibili su uno che sta giocando e si gira e fa la salama da sugo. Ma anche, posso dire, continua a perdere. Sta facendo un gioco che non ha senso. Ma no, sì, stiamo trasmettendo il gioco che sta giocando il ragazzo in fondo. Ma non capisco che cazzo di gioco sia. Praticamente tu sei una pallina sui bordi e devi riuscire a creare delle sezioni in modo tale da creare ma tutto c'era il anche sul Nokia sì c'era. No era diverso no, che tu dovevi restringere il campo sì esatto ma quello è Snake no era no cosa ma che cazzo No, flashgames.it Pornoli olio Andiamo avanti, mi dissocio, pubblicità in generale. Anche i pop-up dei siti quelle pubblicitarie scusate quelle da TV possiamo partire da quella che vuoi quelle nei giochi che durano 30 secondi odiosissime che però ti servono per avere il bonus nella partita. C'era un gioco che ogni due secondi dovevo guardarlo, gli idol game, io li faccio tutti così che tu fai partire e metti al telefono. Sì, solo che a volte, cioè, è figo quando c'è quell'opzione lì, ma te la fanno sbloccabile ogni 30 minuti. Invece ci sono dei giochi che ogni volta lo puoi fare. Esatto. Ma io la cosa che non riesco a capire è tipo delle pubblicità nei giochi tipo per telefono. Sì. È che se mi partisse la pubblicità di un'app carina, ci starebbe anche. Ma mi parlano proprio i giochi tarulli, quelli che non scaricherei mai nella vita. Io non ho mai cliccato. Non ho mai cliccato. Sai qual è il problema delle pubblicità dei videogiochi per cellulare? Sì. Che fanno le pubblicità sul gioco, dove però ti fanno vedere una roba che non c'è. Esatto, cazzo. Non è il gioco, non è il gioco effettivamente dentro. Quindi tu vai lì e ti senti preso per il culo. Sì. Esatto, c'era... sono fake. Sono fake. C'era addirittura un gioco del cellulare del cazzo che aveva come pubblicità Ni No Kuni. La denuncia, cioè, sì. Stranissimo. Sono delle pubblicità fatte stile gioco fake, ok? Che ti facevano proprio giocare, cioè dovevi tipo impostare le prime tre basi e io facevo tutta questa roba per avere. Adesso non mi ricordo. Garden Escape, fidati di me. Sono mi fido di te, esatto. E però stavo lì tipo 15 minuti per sbloccare 5 monete bonus, capito? Sì, ero diventato scemo per queste cose qua. Oppure fai come me. E io pago. E se c'è il premium lo prendi. E se ci sono i pacchettini li prendi. Cazzo, sai che io invece per skippare la pubblicità non pago mai, ma neanche su YouTube, tipo. Infatti è la cosa che ci lamentiamo sempre, che nessuno di noi. No, allora bisogna dirlo, su YouTube ai creator non regalano YouTube Premium. Che assurdo. L'altro giorno un mio amico ci è rimasto cretino a sapere questa cosa. Sì. Quindi facciamo un appello, YouTube, regalaci YouTube Premium, così smetto di pagarlo, visto che sono 2 anni che lo pago. Ma tu, Frank, paghi sui videogiochi? Sì. Davvero? Perché io uso e ho l'app Google Opinion Rewards. Ah, quindi hai dei soldi lì. Io ogni volta che rispondo mi danno 20-30 cent e io li uso nei giochi. Quando avevo Android, ma cosa giochi? Ma dimmi a cosa giochi. Gioco anch'io. Idol Games, tipicamente. Tipo online? Idol. No, non online. No, quelli, vabbè, c'erano quelli Adventure tipo... Capitalist, Adventures Quelli che non devi fare niente, Adventure quelli che devi aspettare del tempo. Sì, che tu ogni giorno entri, giochi 5 minuti, non roba online, no, roba online per me è schifo. Okay. Perché adesso è uscito un strategico online del Signore degli Anelli. No, non ce la faccio. Adesso, cioè, per me il videogioco... La potresti fare in privato. Il videogioco per me qualcosa... con cui giocare. No, ma sul telefono è brutto. Cioè, chiedi anche magari alla chat, magari c'è cosa. Scusate, però adesso abbiamo 5 tablet. Sì. Potremmo non giocare a un gioco tutti adesso insieme. No, non voglio giocare su Clash Royale, un Clash of Clans, però, un Travian. Facciamo così, sfidiamo Ciccio su Clash Royale. Ma che cazzo dice? Impossibile. Come si chiama contro Master? Sempre della Supercell. Ho capito. Brawl Stars. Capito, prostata. Sì, proprio questo. Vi faccio una domanda. Ma voi le pubblicità su YouTube
le guardate attentamente, vi scorrono pochissime e non volte. Capite assolutamente nulla. A me vi danno fastidio. Di recente di spararmene quasi una intera di quelle lunghe perché era mi interessava. Sul alcune sono fatte anch'io. Non mi ricordo, era una roba che ti spiegava qualcosa. Io i trailer spesso li lascio vero. E me li guardo. Io tipo invece sta. L'altro alcuni giorno sì. Pensavo, avete presenti i bannerini quelli neri che compaiono ogni tanto? Sì, sono quelli. Pubblicità quelle. Sì, quelle sono le più inutili del mondo. Ma infatti bannerini io dico, mai neri, i bannerini neri, ci sono che dei bannerini. Infatti probabilmente non c'è sì, pop-up, però non quelli con le grafiche, quelli proprio neri con le scritte basta. Quelli sono anche quelli. Ma neanche io, ho detto mai. Ma perché chi paga per avere una roba del genere? Non ho presente. È vero, in effetti è strano, cioè una roba mega antiquata. Secondo me non serve assolutamente a quanto nulla. Pagheranno però ci fanno un botto di soldi. Sì, un sì. Ricordiamo che noi campiamo grazie a quello. Esatto. Che altro però, cioè, gran parte di quei pop-up lì sono super indicizzati. Cioè, io ho sempre Warcraft ovunque. Veramente? Warcraft. Sì. World of Warcraft ovunque. Io ho mai visto. Io beh, quello è vero. Dipende molto da cosa guardi tu, perché sono personalizzate. Boh, a me fa ridere che l'algoritmo non mi riesce a seguire. Scusate, io non c'hai sicuro delle robe assurde. Abbiamo un commento. Claudio mi guarda le storie su Instagram. Ah, Claudio! Claudione! Saranno cazzi suoi. Tra l'altro ha anche vinto. Ah. Bravo, sta diventando bravo. No. Cosa... No, 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 togliere che è diventato un pro. No, io la cosa che ho notato è che ormai ho un filtro e non mi accorgo neanche della pubblicità. Cioè, se tu mi dicessi che pubblicità hai visto a inizio video, non te lo saprei dire. Mi è venuto un flash di una pubblicità di una roba tipo Save the Children. Ok. Che andava era sempre su YouTube. Cazzo, sì, è vero. C'è stato che però aveva un doppiatore che sembrava una parodia. Partiva sta, ma secondo me la gente ce l'ha presente perché era proprio ci rimanevo stronzo ogni volta. Partiva sta pubblicità sull'Africa e la voce sopra però sembrava quasi ti stesse portando ad ascoltare una parodia. Era tipo in Africa un sacco di giorni muoiono bambini e dovremmo salvarli. Tipo quella di Action Aid dei The Jackal. Che fecero anni tipo fa. Una non ho presente, però sembrava proprio una parodia, ma era seria. Era seria. Non me la ricordo. Vabbè. Neanch'io. Qualcuno a casa magari sì. Sì, magari se la ricordo. Quella della polmonite, forse. Quella della polmonite. Forse. Comunque io ho notato questa differenza, che in televisione me le guardavo un botto e mi piacevano. Cioè io mi ricordo che il momento della pubblicità a me piaceva. Perché ero obbligato. Sì. Perché ero obbligato, ma no, secondo me c'era anche molta più creatività. Cioè ora tipo quelle del web sono studiate in maniera differente. Cioè ti devo far vedere il prodotto in 5 secondi e quindi vedi questi panini che tipo si compongono, tipo del McDonald's mi fa ridere. Prima che li puoi skippare. Esatto, perché li puoi skippare. Invece quelle in televisione erano un po' artistiche, perché tanto sapevi che te le devi puppare tutte. Rosello si chiamava? Quando al tempo i nostri genitori erano piccoli e c'era lo guarda, spazio io dico, Carosello. Io ho sentito nominare da mio padre almeno 50 volte il nome Carosello, mai visto in vita mia. No, neanche da noi non c'era. Era un programma. Era un programma, però erano pubblicità. Sì, erano solo pubblicità. Calimero faceva parte di una pubblicità. Era già più simile al concetto di come viene usata la pubblicità nei Super Bowl. Che nel Super Bowl, e ad esempio, ne parleremo magari dopo, la pubblicità al centro, nell'halftime, è bellissima e cioè io me le guardavo su YouTube apposta perché erano bellissime. Cioè, sono proprio delle cose artistiche. Sono proprio delle robe fighissime. Il carosello era quello, cioè era il momento della TV con le pubblicità con tutta roba figa. Ci sta. E lì è il budget. Sì, lì è il budget. Trame, c'era tutto, credo. No, sì. Il carosello. Ah, nel carosello. La cosa bella del Super Bowl è che tipo la Doritos faceva i concorsi per farsi mandare le pubblicità più fighe in assoluto per il Super Bowl e quindi arrivavano tipo centinaia di pubblicità assurde con delle produzioni della Madonna gratis praticamente però poi sceglievano una figo. E poi dopo non te le potevi neanche ripigliare indietro. Non lo so, no, vabbè, questo l'ho inventato io e comunque io vado a fare un rifillino di acqua e vi lascio. Anch'io. Tieni. Ma che cazzo è? Il mio bicchiere. Datemi un vassoio. No, infatti sei pieno. Facciamo è vecchia. Pausa acqua. Ma cosa vuol dire vecchia? È dell'altra volta, è piena di polvere. Tieni, aspetta. Claudio, hai cambiato gioco. Dai, vado dopo allora. Il mio è questo, mi raccomando. Ha cambiato gioco. Beh, vi lasciamo intanto con un po' di gameplay. Ma va lui normale. Da solo, Sì, no, fa lui, esatto. Grazie. Shopify e Vinted li so a memoria. Sì, tra me non è Vinted su YouTube. C'era veramente. Non so Vinted, cosa sia. Tra l'altro, Vinted. C'era ma una ragazza Frank, che conoscevo. Che la cos'è noi Vinted? Non sappiamo queste cose perché abbiamo YouTube Premium da troppo tempo. Veramente? Noi gli ultimi due anni non tipo li conosciamo. Io, esatto, io non so. È vero. Io le vedo a volte. No, neanche in TV perché guardo su online. Ma poi c'era tempo fa c'era sempre Berlusconi. No, su YouTube. Ma fa ancora le pubblicità? C'era Berlusconi. Però. Ma qualche anno fa, però.
Ah, okay. Forse beh, i tempi delle elezioni sono un botto. Ci scrivevano, no? Perché sì, eravamo strano, erano pieni di Salvini. Io tipo, non sono d'accordissimo. Anch'io. Vabbè, no, dovranno fare sì pubblicità. Ma mi fa strano loro. Che siano su YouTube. E dove li metti? In TV, ok. Ma il problema è i cartelloni fuori in città. Dici va bene, ma non da noi. Non c'è ancora regolamentazione su queste cose. Può essere. Cioè, tipo, come si chiama? Il giorno prima delle elezioni, che c'è il silenzio elettorale. Su internet non c'è. Più che altro non c'è neanche la par condicio su internet. Esatto, per quello. Cioè, a me fa strano dire ok, è l'algoritmo che decide che cazzo devo vedere, e soprattutto non sanno di che cazzo parlo nel video. Sì. Quello è vero. Cioè in TV la pubblicità sai dove la metti, nel video no. Sì, può essere che te la mettono un po' a caso. E poi della gente indietro, pensa quasi che siamo noi a scegliere certe cose quando in realtà non abbiamo nessuna scelta. Noi non sappiamo che pubblicità va. Non è che decidiamo, cioè a meno che non vi diciamo questo è un video sponsorizzato e vi mettiamo. Cioè io vorrei tipo un check no Salvini, sarebbe bello. Sarebbe figo, un po' discriminatorio ma figo. Bene, dicevamo. Dicevamo. Posso dire Nick che io non riesco ancora a imparare come si sblocca un iPhone. Tira dal basso. Cosa hai fatto? Cosa vuol dire? Non riesco a sbloccare allora, l'iPhone. Devi mettere l'impronta. Volevo dire una roba. Ma io voglio. Secondo devi me premere e pigiare il bottone. Io poi c'ho. No, è partito roba. Siri. Hai le dita no. sudate. Ti dico una frase. No, tu sei sudato. Ti dico una frase. No. Ok, ce l'ho fatto. Vai tu. Vai, vai, tonno, vai. Praticamente che a me fanno un botto effetto le pubblicità con il motivetto musicale. Prima ero lì che stavo cercando le pubblicità che dopo vedremo. Carga si para, carga cioè si da quando hanno sbloccato la figo cosa della musichetta tipo, ma lo fanno sempre da una meno vita. Però sì, è più una roba da sì, anni lo fanno 70, sempre meno tipo. Anni 2000. Negli anni 2000 c'è stata l'esplosione delle musichette e dopo non le so perché di proprio delle pubblicità più trash che io abbia mai visto. Sicuramente in so generale i tormentonini tipo Two is meglio che One. Ma sì, Vodafone sì, sì. Torna a te come cazzo era. Però quello era spottone, poi dopo c'è la frase okay. Che ti. Però ti già il motivetto è simile. Vuoi proprio la canzone? La canzoncina e sono impazzito. E secondo me la potremmo già far vedere. Adesso chiedo questo intervento pazzesco dalla regia, che non mi deluderà. Miel Pops. Miel Pops. Beh, è famosissima. Bellissima. E ho scoperto anche che poi dopo quando è andata su Boeing gli hanno fatto la seconda versione. Perché si è un po' evoluta, è diventato tipo un musical strafigo. E quindi se mi mandassero la prima io sarei andiamo molto a vedere contento. La prima. Bravo, bravo. C'è una compilation. Wow. Sarà fighissimo. Sarà il po' brutto. Ma è tutta pizzata. Pizzatissima. E quindi come fa? La picciamo che sennò ci strike. L'ha davvero picciata un bel po'. È inquietantissima. Ma però, cioè, questo è esplicativo il fatto che tu hai citato i Miel Pops e l'abbiamo cantata in contemporanea in due dopo 20 anni che non la vedevamo. È ancora in 4/3, fai te. Beh, è vero. Ma pensate di trasmettere questa ai bambini. Una volta capita, non so, qualche problema tecnico. No, arriva comunque pucciata. Era giusto. Ma in generale, secondo me, la chiave per far funzionare bene una pubblicità è in un qualche modo renderla virale, cioè più vicina allo studio di un contenuto web rispetto ad altro. Vabbè, sì, cioè, tutto. È proprio un devo cercare di renderla sia che si pianti nella deve testa con la canzone, certo. Oppure che diventi virale, tipo quella della Buondì. Sì. È diventata virale, o quelle della Vigorsol. Sì. Ti deve rimanere qua, oppure ti deve far, secondo me, tanto ridere che ne vai a parlare con gli altri. Cioè, nel senso, o ti si pianta, o ti si pianti. In ogni oppure caso, raggiungere comunque livelli di trash alle stelle per far sì bravo che si pianti ancora di più. Esatto. Tipo? Infatti, ho trovato, e anche questa ve la vorrei far vedere. La subito. Perché hai detto proprio trash. Io ho pensato, cazzo, questa non è una pubblicità che non ha senso. Era Aquarius, è trashissima ed è doppiata proprio con i piedi. Aquarius. Secondo me è peggio quella del Kinder Bueno bianco. Vai. Con la tigre bianca, adesso ve la ricorderete. Vediamo sì quando ideano. Pensano alle pubblicità. Si siedono al tavolo. Cioè, proprio prendono una strada o l'altra, perché ideano o fanno delle robe particolari che si piantino nel cervello, sì, oppure tantissima gente opta per la strada standard. Ma perché optare per la strada standard a quel punto? Cioè tu dici bisogna prendere una via un po' particolare. Sgrassa tutto, è fighissimo, perché ti sgrassa anche il grasso più ostinato. Ok, non me lo ricordo. Però ti resta il marchio. Sì, ma secondo me dipende anche a seconda del target. Mm-hmm. Esatto, perché tipo se devi fare per una pillola di lavastoviglie, è ovvio che se prendi il Tottone nazionale, sì, che fa tutta la cosa della pillola. Ma non possono farlo che faccia anche ridere. Dici per me no, non perché ride. No, ma perché secondo la me mamma alla di persona, famiglia non ride. Ma la mamma o il papà o chi che sia, secondo me non cioè quel target lì non ride a quella cosa lì. Vuole anzi vedere il famoso che gli consiglia in maniera standard. In maniera molto ma standard. Ma infatti non ho mai capito, cioè tu compri una cosa perché è il testimonial è uno famoso.
Allora, io sinceramente no. Te lo dico sinceramente, col cuore in mano, mi è capitato a volte di scegliere qualcosa rispetto a qualcos'altro perché dico, si è affiancata a questa persona, a questo brand, vuol dire che sarà ok. Allora, anch'io però con creator, tipo un creator YouTube, un influencer. Beh, stessa cosa, però. Però se io vedo Francesco Totti che usa un, che ne so, un detersivo specifico, io non è che lo compro, no, perché lo usa vero. Me lo ricordo, no, perché però pensa a Romano, a Romano Medio. Stanno segnalando qualcosa. Secondo me per ci segnalano perché che secondo me video pronto, l'abbiamo la però pubblicità per dire, trash. È Romano Pupone. Ma non lo compro. Sermi Pupone già. Cioè, sì. Però è quella di Totti diventa. Ma secondo me io capisco se dice sostenere Totti, capito? Secondo me tu pensi che qualche soldo arrivi anche a Totti. Dici? Secondo me sì. Secondo me c'è secondo me c'è la persona meglio che ci pensa, sì. C'è sostegno. Vabbè, vediamo. Prego. Questi tovanti. Ma quanto cazzo le hanno picciato? Questo è un Kinder Bueno? Questo Kinder Bueno. Questa è la tigre satanica all'inferno. Non si capisce nulla. No. Non so se sono paura. Ma voi anche rallentato. Io penso che non chiamerò più le pubblicità. Beh, ma perché trash, scusa? No, è perché è così picciata, era carina. Così picciata no, era carina. No, ma non ha senso, scusami. Non ha nessun senso. Così però non si capisce, fatto, però. Ma quando l'avete picciata avete pensato, cazzo, così io farei sì. Ma possiamo non picciarle così tanto? Ormai le hanno già esportate. No, vabbè, dai, c'è anche senso. C'è anche senso. No, ma non rischiamo. Dai, rischiamo. Mi sa che aveva sotto uno. No, perché esatto, è quello che ci strikano tutti. Ah, le canzoni, sì. Potrebbe essere. Ma dico, perché nel fare il Kinder Bueno, che è comunque una roba anche da ragazzi, devo mettere una tipa con una tigre bianca che morde in maniera beh simpatica. Era quel periodo super sessista, sì, una volta sì, era cioè mega in cui sessista, infilavano mega pelle sessista. Ragazze dovunque, sì, dovunque. Beh, per la moda c'era, stavo per dire Meghan quella Gale. Meghan Gale. Ma no, ma Kinder, questo bianco era più avanti, quando era? No, oddio, no, liceo, erano quegli anni lì, eravamo al liceo. No, non era prima. No, beh, eravamo al cazzo di liceo, non era anni 2000, forse ragione Nelson. No, no, possiamo no. Guardare, trovare cercare, pische per favore quando è stato inventato il Kinder Bueno bianco. A parte questo, sì. Mi era venuto in mente una roba che mi sono assolutamente scordato, ma vai. Chi di voi ha mai comprato una cosa perché l'ha vista in una pubblicità? Beh, io sì, perché no? Cioè, proprio beh. Che cosa? Cioè, vedi beh, la pubblicità e dici, cazzo, una bella la devo prendere questa cosa. Il Duck Fresh Disc sicuramente. No, questo okay. Me li ricordo proprio, che quando li inventarono furono i primi dischetti gel sì. Per il gabinetto, dissi, dobbiamo comprarli. Fine. Io vorrei tipo piccoli. Gli elettrostimolatori per gli addominali. Anch'io. Ecco, quello no. Anche io. Beh, Miracle Blade. Vi ricordate Media Shop? Ho visto le televendite. Secondo me la televendita ha molto, esatto. Ha molto più potere. Ok, sì, allora escludiamo le televendite. Secondo me le televendite giocano un altro campo. Pubblicità normale, io volevo... Che suggeriscono, cazzo, io Polaretti l'ho messa, però paura a farla partire con la voce di... Io li compravo solo per la pubblicità. Sì, era bellissima. Polaretti! Sì, però erano buoni, cioè non li ho mai visti dicendo, cazzo, li voglio perché sono lì. L'ho fatto tipo con il Pasqualone. Vero? Merda, no, ecco, il Pasqualone periodo, funzionava un botto. Secondo me il periodo natalizio era assurdo. Sì. Italia 1, pubblicità natalizie di giochi erano... Ma in generale io mi ricordo che una volta feci una lista per Babbo Natale con tipo 50 giochi di tutte pubblicità, perché le pubblicità, cavolo, tu stai guardando i cartoni, partiva la pubblicità, il gioco fighissimo, lo volevi. E era mettevi un bombardamento per continuo. Sì, 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 io sì, però sì. Tutte le cose che compravo oltre ai giochi erano tutte le carte. Io mi ricordo che quando facevano tutte le lame in carte, poi te le collegavano subito dopo il cartone, quindi eri tipo lì un po'. Però altre robe, tipo ora, cose che avete comprato di recente, quindi non da bambini, che avete visto in una pubblicità? No, lì soltanto perché sono stato inseguito dalle pubblicità, nel senso quelle, ad esempio, io ho comprato un sacco di scarpe e vestiti che avevo deciso di non comprare, però avete insomma resistito? Di dire le Bull Boys? No, ma adesso. Ah, adesso. Adesso. Sì. E dicevo, avevo resistito a queste tentazioni, ma me le ritrovavo, ti giuro, ovunque tipo, mentre navigavo. È presente quando ti dico, giuro che non prendo un altro paio di Nike Dunk? Vabbè, tu no, ma tu hai dei appaiono. Problemi, però tu hai dei problemi. Ma ragazzi. Mi appaiono ovunque. È molto sono diverso. Ho Dunk ovunque. Sono? Scarpe. No. Scarpe, le Nike, quelle... Ma lanciamo il contributo dalla regia. Cos'è? No, allora, intanto Kinder Bueno White, maggio 2006. Maggio 2006. Vabbè, eravamo cavolo, prima 12 media. Anni. Prima seconda media. Sì. Nick, 10 anni. Cosa? Avevi 10 Meghan anni. Gale, nel 2006 Vodafone. Avevo 10 anni. Assurdo. Che figata. Merda, te no, Meghan Gale è durata tantissimo. Sì, lei sì, qualche sì. Anno sicuro. Qui stavo resistendo al portafoglio che mi volevi fare comprare. No. Quello da 129 euro. 129 euro. Lo prendo, è ovunque. Lo cioè, lo è so. Ovunque. Mi dice prendilo. Diciamo anche la marca. Sì, dillo. Perché è assurdo. Ah, vabbè, ma perché... ti sponsorizza. Ma per un portafoglio. No. Ah, ok, va bene. Però
la Belroy riesce a finire ovunque. Cioè, su Instagram, sulle newsletter, non è dappertutto. Non sono buoni. No, li ho valutati anch'io, mi spuntava anche un botto. Ah, sì? No, io non tutti i loro portachiavi. Ah, ecco perché si sfasciano. Sono bellissimi. Ma veramente. Io li do le loro portachiavi. La tunica è sempre senza chiavi. Te li dimentichi per altri motivi. Perché... Let's streaming, Corduro. No, vabbè, spendere per un portafogli mi sembra un po' esagerato. No, Frank, è la cosa più bella del io mondo. Io di solito uso un elastichino per i rotoli di banconote. Metto niente. Kelly. Ma vediamo il contributo che ci. Ce n'è un altro. Non l'ha mandato. Ho paura, però, a sentirlo. Ah, grande. Ah, bravo. Cazzo, qua c'è l'animazione. Sì, non me la ricordavo. Era veramente bella. Era bellissima. Wow. Però qua la grafica, insomma, migliorabile. No, però il concetto, cioè il concetto della fabbrica dei pinguini è fighissimo. Sì. C'è un misto di real, immagine vera e bello per l'epoca. C'è molto un bambino che vede questa c'era cosa qua. C'era una cosa che faceva lo stesso effetto, ti canterò un motivetto. Fruttolo. L'abbiamo messa, abbiamo anche c'è, quella. E c'è il vicinet coi nani. L'ho presente. Oddio, è vero. L'ho presente. Perché ce l'hanno citato adesso. Andavano a sturare il cesso. Non mi ricordo. Tipo Renne al giardino. Renne al giardino. No, che inquinava la fossa biologica. Sì. No. La fossa biologica. Utilo. Mi ricordo qualcosa del genere. Puzzi di giardino. Come si fa? Non mi ricordo. C'è il nano che tipo diceva. Che puzza. Faceva che puzza. No, quello è Paolo. Cacca da Paolo. Che puzza. Sì. Faccio la cacca da Paolo. Sono tiltati. E la cacca puzza da Paolo perché c'aveva il cosino per il profumo della puzza che puzza. Bravo. Era questo. Bravo. Cazzo, fighissimo. Ma te lo ricordi cacca da Paolo col bambino che andava a cagare a casa della mamma? Quella era bellissima. Però vedi, a me per me questa cosa è inquietantissima perché è proprio come è descritto tipo in non descritto, è narrato in Inside Out, che c'è un cassetto della tua memoria che resterà sempre con puzza che allora io l'ho sempre detto. Io ho un problema di memoria perché dentro ho solo, cioè ho esaurito la mia memoria tanto tempo fa perché dentro ho solo stronzate e suoni, no, e testi delle canzoni, solo questo. Okay. E non ho più posto per un cazzo, quindi devo tirare fuori stronzate e mettere altre stronzate o testi di canzoni. Ci ho sta. Solo questo. Ci sta. Solo questo. Però mi fa veramente impressione il fatto che tu non lo dimenticherai mai. Cioè, non c'è una maniera per cancellarlo. Tu pensa a quante volte nella che puzza. È il sottofondo. Voi andate avanti. Prego. Quante volte nella tua esistenza che di guardatore di TV hai sentito oh basta. Puzza, che puzza. Avete sentito o visto queste pubblicità? Sì, io un po'. Puzza. Allora, facciamoli finire puzza, perché puzza, è molesto. Puzza, che puzza. Ti ha dato anche tipo proprio lo sguardo. Cioè, degli sguardi. Però, sì, lì è proprio. Lì ti ha mangiato con gli occhi. Non li lancia Cesare. Ah, io sto. Cioè, lo lanciava nel momento in cui lo facevo io. Su Nick non devi incrociare lo sguardo. Vero. Tu guarda Cesare. Però mi ha fatto ridere perché ha incrociato lo sguardo di Nelson, che era palesemente tipo tolto dalla live e dire hai rotto il cazzo, ma hai continuato. Va bene, abbiamo interrotto il flusso della adesso live. Lo ricominci. No, adesso lo ricomincio con una sorpresa. Oh. No, bravo, che cazzo dici? Perché? Bravo. Lancerei la scalata. No, non è davvero la scalata. Non c'è. Vabbè, era solo perché non ho fatto preparare la scheda. Poi non però le scarpette. Ho un'idea. Ho un regalo. Sì, ma non puoi improvvisare, Ho paura di quello regalo, che sta per ho un regalo per te. Cioè, però questo regalo ha delle conseguenze. Peso. Ovvero? No, delle conseguenze su di me. No, vecchio, sei stronzo. Aspetta. Ma non vale. Cosa ma scusa, stronzo? Non è giusto. Che cazzo dici? Perché? Che cazzo dici per il mio? Sì. Perché? Però. Ma non vale. Hai una settimana di tempo per produrre un'opera bella. Aspetta, definisci opera. Opera. Usa un disegno. Per gli amici a casa, Nicola sta regalando una penna per il tablet da un sacco di soldi a Tonno, che Tonno non voleva comprare perché no, diamogli un obiettivo. Anch'io la volevo comprare. Non è vero. Aspetta, noi abbiamo una sola penna. Questa penna sarà una settimana con ognuno di noi e alla fine di tutte le settimane passate, cioè alla fine di ogni settimana noi faremo vedere l'opera fatta in live, quindi giovedì prossimo tu farai vedere la tua opera e la valuteremo. Ok. E a quel punto si passerà a Frank, poi a Cesare. Ma poi adesso. Un'opera nel senso un disegno. Io so già cosa disegnare. Un'opera qualsiasi. Alla fine di queste quattro settimane si sceglierà chi ha fatto l'opera più bella e questa persona terrà la penna per sé. Siamo in cinque. Io ho già una penna per quello. Ma che stronzo, ma scusa. Ma giusto per capirci, quella penna è tua o l'abbiamo pagata coi soldi di l'abbiamo spesvalle? Pagata con i soldi di spesvalle. Ma vaffanculo allora. Io non voglio. Frank era d'accordo ma ha detto io non ne so niente. Provare. Esatto, io ho detto non sapere niente. Non è tua. Ma scusa, lui è l'unico che ha un computer, è l'unico che ha una penna. L'avrete tutti. Ma lui l'ha perso. È vero, lo sappiamo tutti che non la darà nessuno. Una settimana
devi attaccare. Vabbè, dopo la facciamo. Ah, no, devi alitarci sopra. La rompe 10. Devi inumidire la punta. Tra una settimana ritornerai con la tua opera. Poi dopo passeremo agli altri e le valuteremo uno per uno. Ho paura. Però opera può essere tutto, può essere un cortometraggio, potrebbe essere. Devi fare con la penna, se no, che senso ha? Scusa. No, sì, ma lo faccio con la penna, dico. Potrebbe essere. Devi disegnare. Disegno a mano. Disegno. Posso dire che a me fa schifo usare la penna dopo che l'ho usata. Io non voglio la penna. La puliremo. Va bene. Allora tu sei fuori dai giochi. Grazie. Ma quindi ho vinto. Ma avevi già scelto cosa fare poi? Sì, vabbè, avrei disegnato il solito giamaicano che vabbè, ma fallo, scusa. Comunque grazie Nick. Sono molto felice. Però devi impegnarti. Vabbè, tanto ormai sono tutti fuori dalla loro due sono dentro alla competizione. Per quale motivo tu stai ringraziando Nicolas dal momento che ci ho pagato anch'io per quello? Perché è stata un'iniziativa di Nicolas. Nicolas si è preso l'onere di fare questa cosa. Sì. Ha preso, come dire, il potere. Ah, perché anche tua? È di tutti. No, Vezza, è mia. No, allora me la riprendo, Tu sei in prova. Ah, okay. Se non superi la prova, sento che vieni picchiato. Va un altro la penna. Sì. Ma te ti triggera, ma non lo useresti mai questa cosa? Ma io non volevo neanche il tablet, l'ho appena detto. Okay. Non voglio partecipare. Infatti, vedi che non ce l'ha. È una protesta. Hai un computer e una penna. Io manco lo schermo sul cazzo. Uso il mio computer e non ho neanche il monitor. Per scelta. Lui ne ha uno a casa sua. Il tuo monitor è a casa sua. Allora, per ci sono certe priorità qui, grazie. Scelta. Andiamo avanti, per favore, voglio vedere delle pubblicità. C'è solo un termometro sulla mia scrivania, non so perché. Rettale, fra anch'io l'altro, ne ho specifichiamo. Uno. E non lo vorrei. Ma anche tu hai un termometro sul tavolo? Sì, l'ho nascosto proprio perché non mi piaceva. Arriviamo all'argomento un pochettino più spinoso per noi. Come cazzo fare pubblicità efficienti per un qualche prodotto magari che ci dicono fai questa pubblicità, metti dentro il mio brand, fai vedere in video questo e quest'altro, come fare? Praticamente devi divertirti, privilegiare il tuo pubblico, okay, e fargli capire che tu in realtà sei bravo. E se ti arriva un brand che ti dice no guarda, devi non lo fai per me, soldi, riempio no, di soldi, devi ma dire devi io non così lavoro per soldi. Cioè, prendi i soldi per farlo, ma non lo faccio per quello, lo faccio per divertirmi. Ok, e io ti dico, bene, divertiti quanto vuoi, ma queste sono le cose che devi fare se non le metti dentro. Allora non lo faccio. Ma stai parlando tipo di YouTube? Sì, sto parlando tipo di YouTube. Noi, nostro lavoro. Senza dire nulla, di recente abbiamo rifiutato un lavorone. Perché non, non... Ma non è un botto, ne abbiamo rifiutato. No, ne abbiamo rifiutato un sacco. Sì, un no, sì, un botto. Però di recente ne abbiamo rifiutato uno molto grande, sì, che non corrispondeva alle nostre esigenze. Ma è quello che gli abbiamo sparato la cifra che era il doppio. E loro hanno detto, e sì, loro hanno detto va bene, e noi... No, comunque non lo facciamo. Noi abbiamo sparato una cifra a caso solo per fargli dire di no. Abbiamo provato a essere gentili. Però perché non ci pieghiamo, bravo, dillo. E secondo voi funzionano quelle pubblicità? Onestamente, sinceramente. Su YouTube? Quali? Lui stesso ha detto... Io non mi faccio abbindolare dalle pubblicità in TV, ma se un creator mi suggerisce qualcosa, io lo seguo. Io tipo, vai, spiega. È tutte quelle che fa Shy, io. Ah, tutto vero, io premo tutto lì, pago. Tu prenda tutto. Perché tutto mi fido del mio creator. Okay. Io invece, ad esempio, sono diverso. Tipo, a me su YouTube mi dà un fastidio da parte del creator. Addirittura, e skippo. Okay. Io skippo sempre. Skippi. Addirittura mi piacerebbe avere il timer che qualcuno mette in modo tale che so quanto dura. E nel caso. Però dipende, cioè c'è chi le fa bene, c'è chi no. Cioè, come dire, ci sono alcuni, secondo me, che fanno delle pubblicità che li snaturano completamente. Sì, no, quello, cioè, è vero. Tipo io vado a fare un'altra cosa che non c'entra un cazzo con i miei video. Sì, se ti e snatura, poi compaio, sì. Dipende secondo me anche quanto c'entra. Nel senso, sì, tipo in America le fanno totalmente scollegate. Però è proprio diverso il concetto là. Sì, è diversissimo. Cioè è più come la TV. È normale che prima di un video ci siano pubblicità. Esatto, io guardando Linus Tech tutte le volte c'ha la sua pubblicità, però è figa come la io fai. Guardo. Esatto, tutto carico, le transizioni, immagini, sì, dipende poi comunque anche quanto e la poi sai sono narrare, super inerenti, cioè, me interessano sempre, esatto, sono sempre settoriali, se sono sul settoriali pubblico, ecco, settoriali secondo me funzionano un quello si è avvantaggiato, anche solo uno che mi fa recensioni, tanto già è come se me la stesse già facendo le pubblicità, quindi magari se ci aggiunge quella cosa lì dico non è così strambo. Sì, io in generale le ho sempre, cioè non le ho mai volute skippare o odiate, le ho sempre guardate. Ci sta. No, cioè, tipo, però non ho mai guardato tanto YouTube con dentro, perché ho smesso di guardare YouTube che ancora non si facevano tanto. Sì. Però mi ricordo che, non so, cioè, penso a un game player che gioca un gioco pagato rispetto a un gioco che sceglie, me lo guardo comunque. No, quello è vero. Quello perché sempre sì, videogiochi che sono. Sì, sì, cioè, dipende anche quanto è sottile, esatto, la collaborazione, quanto è inerente, secondo me, a quello. Sì. Io schippo sempre i VPN. Mera, i VPN sempre schippati anch'io. Sempre. Qualsiasi cosa sia messa tipo a un quarto del video. Ok, cioè, o il primo qua, o la metti subito o la metti alla fine, ma se la metti dopo due minuti, vaffanculo. Tipo Shy la mette dopo un po'. Lui la mette a metà video. È vero.
Cioè, tipo, io sinceramente le nostre pubblicità, per come le facciamo, non le skipperei, perché noi cerchiamo sempre, poi non riusciamo 100% delle volte a renderle divertenti. È che secondo me sono un po' dentro al video, è un po' difficile skipparle perché magari anche quelle all'inizio. No, ma quelle all'inizio, ok. C'è anche, che ne so, come abbiamo fatto Back Market, che era all'inizio un placement a caso. Sì, 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 ho capito. E comunque cerchiamo sempre di renderle interessanti e divertenti. Comunque, VPN, cioè li hanno sentito tutti. Ma no, aspetta. Ci sono tantissime marche di VPN. No, no, lo so, ok. Però c'è quel brand, c'è un brand che ha scritto a chiunque. Cioè, c'è un brand che ha scritto a chiunque, ma vabbè, io ti giuro, l'ho visto pubblicizzare da chiunque. Come si chiama quello uno che ha scampato? Le vendite ad aste. Le vendite ad aste. Ah, ad si chiama? Quello del Bidu. Quello pigliati un iPhone a un euro. Esatto. Sì, questo non so. Sì, sì, ho capito. Fanno proprio bombardamento a tappeto e tutti vengono pescati. Però in effetti se tu segui un po', adesso non mi capita più, però se segui alcuni creator e quotidianamente ci sono i periodi in cui vedi a tutti la stessa pubblicità, perché è il momento in cui hanno la campagna pubblicitaria e magari hanno anche scritto a noi. Quello a me scocciava un botto, secondo me è sbagliato. Ma vi ricordate, infatti, perché ti esageri, il periodo che c'erano queste mail con un sacco di altri creator in copia, eravamo tutti quanti nella stessa mail. Ma poi noi avevamo incominciato a ricevere da questa ragazza russa che si chiamava sempre Yana Plopatova, una roba del genere, sempre la stessa cosa. Guarda, abbiamo di budget 3000 euro, vuoi fare? Non Beh, c'era c'è neanche coso, c'era un videogioco per il cellulare che mandava un sacco di che non era Raid, no, era Raid Shadow of War. Quanti ne abbiamo? Arrivava un Noi non abbiamo mai fatto i giochi per telefono. Ma ne abbiamo droppati un Però a me giochi per telefono piacerebbe qualche volta. Qualcuno carino. A me gasano, cioè a me piace come mondo. Il problema è che sono dei tappetoni. Secondo me, ce n'è uno così figo che lo sponsorizzeresti. Boh, Raid è un bel gioco. Cazzo, ma tu non hai mai fatto pubblicità per un gioco del telefono? No. Tu sei perfetto perché giochi a quella roba lì. Lo so, però no. Perché non ti è mai neanche arrivato? Ah, tipo Raid, vai. Ah, ok. Perché sono tappetoni. No, ma dico al tuo personale. Sì, perché sono tappetoni. No, tappetoni nel senso... Non so cosa vuol dire. Bombardano a tappeto. Se io la faccio, cioè ce ne sono a 100.000 di creator. Cioè, ma tu sei forte. Ho capito, però... Grazie. Però no, non intendo quello. Cioè, diciamo che come sponsor comunque quelle per di giochi per cellulare sono un po' quelle che vedi più spesso. Magari dici... È quasi come un VPN. Esatto. Mm. Cioè dici, non sei propenso a farlo proprio perché ce ne sono troppe. Dici, non lo so. Sono un po' discount. Brutte. Sarei un botto curioso di sapere come se la vive tipo un pubblico americano. Perché secondo me noi qua abbiamo una concezione, in America vengono bombardati il triplo. Ma te l'ho detto, io guardavo dei video YouTube dove all'inizio... Ogni video aveva una pubblicità, tipo, per questo video ringrazio il Polipino Verde. Potete trovare il Polipino Verde in tutti i negozi. Ma adesso, l'attento alla rischio, ma non eri tu che mi avevi detto... L'attento alla rischio. L'attento alla rischio. Lanciamo, l'attento alla rischio! Ce l'abbiamo? Appuntatelo, Pingu. Bello, però. Che cazzo attenti ai rischi? Non eri tu che mi dicevi che in America guardavi la televisione ed era... Guardavo la televisione. Ma poi perché glielo dici? Vedi, ho detto l'attento alla rischio per quello. No, ma guarda, perché forse è frutto della mia immaginazione. Cioè, come se in America... stati in America, ma non abbiamo mai guardato la TV. Ok, perché era vietato. So. Secondo me tu intendi sempre Linus Tech, che è quello che dicevo. No, mi sono appena. Mi sono appena forse creato un falso ricordo. Vai. In cui qualcuno mi diceva: guarda, ho visto che in America bombardano come. Che qua non hai proprio. In TV a livello di pubblicità, sì. No, non ne ho idea. Ok, allora ho detto una grandissima. Attenzione, ultima notizia. Falsa informazione! C'è una falsa informazione. Ma no. Ah, la sigla nuova! Oddio! Merda, bella! Sì, invece volevo dare un'informazione vera. Vai. Il comune di Bologna avvisa che da giovedì 28 e venerdì 29 ottobre compreso scattano le misure emergenziali contro lo smog. Sono stati superati infatti i limiti di PM10. Frank è iscritto ai canali. No, è vero. Ma vieni qua e ci racconti delle cagate. È arrivato sul canale Telegram del comune. Ma vieni qua. A proposito di attività illecite di Bologna, stavo facendo una ricerca sui costi di pubblicità locali e nazionali. Ti sei informato? Sì. Prendiamo un cartellone, Nick. Un cartellone costa pochissimo a Bologna. Quanto? Prendiamo. Per 10 giorni siamo su circa 200 euro. Ma veramente? Te lo giuro. Uno però. Cioè chiaramente ne prendi più di uno. Però di che dimensione? Beh, e 70% e 100 per 140 sono le dimensioni standard. Ma è minuscolo. Ma sono 70%. Quelle tipo da sono piccoli. Tipo quelle che vedi alle fermate di fammi andare a controllare da fermate. Io voglio quello tipo 5 metri per 4. Però secondo me io vorrei essere quelli dei viali. Lo so, quelli sono belli.
Ma quelli però di sì, c'è no, però la gente c'è molto traffico, forse sì. Però da rotonda io la cosa, cioè, che secondo me magari i costi non sono folli, ma per me non ti fanno mettere qualsiasi cosa. Per me devono essere dei, cioè non è che tu vuoi mettere la tua faccia, devi mettere un qualche prodotto che loro ti approvano, che quindi cioè non lo so, secondo me c'è una qualche magagna per cui non ci farebbero fare. Vedendo cosa mettono d'estate per pubblicizzare i costumi, secondo me non si fanno troppi problemi. No, non da quel punto di vista, tipo che cioè non ci ho mai visto un buon compleanno Luca. No, infatti, è vero, che io amico vero. Magari però farei, mi viene a dire, cioè vuol dire che riescono a fare tipo la sagra del fungo acerbo, non è che non vogliono pagare. Riescono... Dici, cioè, se io credo che la sagra del fungo acerbo non abbia i soldi per potersi mettere lì. No, no, io ho visto di carte, cioè adesso tutta la parte di Saragozza è tappezzata da questa sagra che c'è, non so, è fuori Bologna, ok? Il tartufo. No, di un fungo. Ma sono cartelli fungo. Alti così. Sono quelli alti, un non sono quelli giganti. No, sono quelli giganti. Vabbè, no. Vabbè, già arrivare a quelli, secondo me, non sarebbe male. Costa un po'. E secondo me se tu vai a sponsorizzare magari un canale YouTube, perché no? No, a me piacerebbe farlo su cos'è che stanno ristrutturando adesso? Comune, il palazzo Renzi. Stanno la chiesa, quello di fianco a la chiesa, il palazzo del vescovo. Non so come si chiama. Vabbè, insomma, lì in quei lavori in centro in Piazza Maggiore che prendiamo tutta la facciata. Quello mi piacerebbe. Era fighissima quella roba che aveva fatto Salmo. Ok. Che praticamente aveva fatto, non mi ricordo se era pubblicità del disco del tour, ed era tipo lui pieno di sangue. Sì. Gliel'hanno fatto togliere. E quindi tipo per vendetta ha messo lui pieno di gattini ovunque. Ah, l'ho sentito, vero. lì ho riso. Però quindi ti fanno anche mettere il sangue. A quanto pare. A quanto pare. Io non lo faremo. Ma tu sai anche tipo i prezzi della pubblicità in televisione? Sì. Ma Nick, quando come fai? Bravissimo. La tablet durante sono mega curioso. Una campagna di dimensioni medie con uno spot da 30 secondi su più canali televisivi come Rai 1, Rai 2, Rai 3 e canali Mediaset richiede invece un investimento intorno ai 250-300 mila euro. Ma e comunque è tantissimo. Piazzati in che fascia d'orario? Non lo so. Ma e comunque tuttavia le campagne più conosciute dal pubblico di massa prevedono un budget ben più consistente. Minchia. Sì, io sapevo milioni. Anch'io sapevo milioni, infatti 200-300 mila è tantissimo. Sì, poi secondo però me... Però non è più... No, è vero, è programma. Calcolare in proporzione. Esatto. Soprattutto, cioè, tipo, uno dice... Prima serata di un programma famoso, X dentro Factor, Sanremo. Io infatti immagino Sanremo. Cioè, la partita di calcio. Esatto, la partita di calcio. Perché appunto la cosa strana è che una pagina di giornale costa tanto in proporzione. Cioè, una pagina su Vogue è a 17.800. Su Oggi costa 55.000. E poi arriva sulla Repubblica a 126.000 euro. Ma una pagina di giornale. Ma non è che forse sono dati vecchi quando veramente il cartaceo se lo inculavano. Ah, non lo so. No, ad esempio, no, una cosa che ho sentito da poco è che Repubblica vende sulle 100.000 copie. 100.000? Tra le 100.000 e 200.000, quello che vende di più è il Corriere che vende un milione, cioè, però al giorno. Il Corriere vende un milione di copie al giorno. No, è poco. Un milione è tanto. È impossibile. Aspetta, 100.000 copie di Repubblica al... Tra 100.000 e 200.000 al giorno. Solo? Perché una volta. Pensavo non è più come una più. Volta. Ma sul resto del Carlino, una pagina 87.000 euro. Quindi secondo me i prezzi sono quelli. Sì, comunque posso dire che veramente insomma, sono prezzi antichi che non si sono mai aggiornati. La cosa magari, più figa è che magari se tu... si contratta comunque, non lo puoi sapere. Sì, però. Se vai a vedere i giornali tipo Libero, Il Tempo, vendono tipo 10.000 copie, 5.000. Pochissimo. Si caga nessuno. Assurdo. Ma tipo le aziende non lo sanno sui... comunque, secondo me. No, sono pubblici. No, no, mese. Io dico le aziende comunque ma non si rendono conto. Ah, quello può qui. Essere. Cioè quello che può anche essere. Solo il web potrebbe offrirti. Più che altro io mi chiedo cosa serva bene. Una pubblicità di una pagina intera di un giornale di un profumo. Ma chi cavolo di se la guarderà mai? Di un profumo e poi tutta sbiadatina perché naturalmente non può avere stampato, il colore. Non riesco a capire. Cioè è molto più forte se io ti dico usa questo profumo. Esatto. E costo molto meno. Infatti non riesco a capire. Già capisco invece tantissimo che su quelli mi ci impallavo anche tipo in bagno. E i magazine di offerte, cioè tipo vai al Mercatone, vai alla Lidl e c'hanno i loro giornalini che ti dicono a soli, così quelli guardavo un botto quelli di elettronica. Anch'io e facevo vorrei questo, vorrei io, questo, vorrei questo. Mi ricordo che si facevano le mio papà il catalogo della Toy Center a Natale. Stranche, quello era stupendo. Cazzo che te lo sfogliai io volevo troppo quel dinosauro robot che c'era. Ma non è mai arrivato. Io volevo il Leviatano. Ah, sì. Ma io ancora adesso, prima di andare a fare la spesa, mi guardo, c'ho l'app con tutti i volantini e screenshotto tutte le cose che mi interessano e me le carico sulla lista della spesa. Lo faccio io. Sono abitudini. Vabbè.
No, altra cosa che secondo me tipo non serve più sono i volantini dei pizzaioli e dei kebabari. Porca e di quelli che sono uno spreco di carta. No, però nessuno li telefona ancora alle famiglie. Gli anziani. No, io telefono. Anch'io in certi posti. Cioè, una volta che sei in confidenza col pizzaiolo, quello è vero. Perché devo sentire la voce. A me fa comodo pagare con PayPal. Io non ho mai contanti, mai. Neanch'io. Quello hai ragione. No, ma vai, io tipo a volte vado a prendere. Vabbè. Anch'io. A parte che tu abiti in un paesino dimenticato da Dio. Ma i miei genitori, ad esempio, c'è una pizzeria dove andiamo da sempre. E è comodo andare lì perché se tu aspetti che te la consegnino, aspetti 15.000 quindi vai lì, paghi banco. Tu hai un rapporto di amicizia col pizzaiolo? Sì. Ma che ti fa qualche buzz? Cioè un fungo in più? No, allora potresti molto prima. Lo so, però abitudini, ok. Poi, cioè, non so. Ma poi è pizzeria da sport o spiccia? No, no, è un po'. Dipende, c'è due pizzerie standard. Una un pochino più spiccia e una un pochino più buona. Ok, ok. Ma te sei uno di quelli. Saluti alla pizzeria spiccia. Ma tu sei uno di quelli che sospetta che gli sputino nella pizza, gli faccia le peggio robe. No, quando ho voglia di pizza, mangerei qualsiasi cosa. Una volta fuori dall'artistico ho trovato un pelo pubblico nella pizza che avevamo preso. Sì, ma dai, non sapere che è un pelo pubblico. Ma infatti, un pelo pubblico. Ma cosa vuol dire? Sì. Scusami. Di una delle pizzerie più note qui a Bologna dicono ci eiaculassero dentro e il buono provenisse da quello. Dai, non è vero. Sì, al tempo. Questa è una leggenda. Ma a parte questa leggenda, ognuno di noi oggi ha selezionato una pubblicità che, diciamo, no, non sono quelle di prima. Si dispera. Ognuno di noi ha detto questa è la mia pubblicità preferita e io vorrei scoprirla. Quelle della lista erano pubblicità che erano le guardiamo quelle? No, se volete le guardiamo, facciamo una mega carrellata, tipo quella del frutto, l'ho regia sentandomela preparata. La cosa che mi piaceva è che ho selezionato, non so, a un certo punto sono entrato nel loop delle pubblicità. Esatto, ho selezionato tutte quelle con i motivetti, quindi saranno tutte pitchate con la voce di Satana, però erano quelle che secondo me sono quelle migliori, quelle che mi restano più in testa. Poi quella del frutto mi è rimasta pure in testa per la scena del bullismo contro il presente che loro ai pirati. Sì. Tu non puoi fare il capitano. Sì. Cioè, messaggi bruttissimi. Allora mangia il frutto, allora anche lui può diventare capitano. Cioè, delle cose pazzesche. Mi ammazza tutti. Andiamo a vederle. Andiamo a vederle. Andiamo a vederle. Ce l'abbiamo? Oddio, sì. Che poi sono altri uguali. Adesso non la puoi fare. Una roba del genere è impossibile. No. Che critichi l'altezza, ma è finito. Che bella sta voce. Sembra la voce di un papà. Io mi ricordo. Io ho fatto il capitano! Bellissimo! Cioè, che nella realtà questa pubblicità sarebbe risolta a sperle. Sì. Cioè, occhio sbucciate. Non ho mai visto nella parte dei bambini così sportivi. A me queste pubblicità mi stanno sulle balle perché ti propinano delle cose che non sono proprio così. Non è che c'è davvero la frutta e tutto. Dimmi, è un cazzo di yogurt, è buono e te lo mangi e godi. A me faceva stranire. Non è neanche uno yogurt il frutto. Vabbè, quello che non l'ho mai mangiato. Volevo comprarlo proprio perché c'era quell'immagine lì della cannuccia che cucciava latte e si trasformava nei due frutti. Mi è venuta l'idea fare queste pubblicità con delle dinamiche reali, quindi tipo la mamma che fa i fruttoli, va bene, così con tutti i carri si io una me la magnate sto ma questo giù magari ci sta però mi fanno ridere anche queste dinamiche mega finte tra bambini e tra le cose che succedono. Sì, noi ci tiravamo in sasso sempre il mulino che vorrei. Olio cuore. Cazzo, olio cuore. Ha coniato un salto. Quella... Sì, sì, sì. Fra l'altro era diventata virale la notizia che fosse morto il tipo che saltava la staccionata poco tempo fa. Sì. Ma era vera? Non so neanche se sia italiano. Okay. Dai, una volta ci ho mezzo litigato perché gli avevo con il social media manager dell'olio cuore perché li ho attaccati in un salto all'olio cuore e mi aveva risposto un po' criticandolo. Tipo? Non mi ricordo. Ma mentre lui cerca, voi avete presente, perché poi ci sono un altro tipo di pubblicità che sono ancora più vecchie che io ho riscoperto solo dopo, ma tipo la pubblicità del pennello cinghiale. Bellissima. La citavano prima in chat. Cazzo, quella, se la regia me la trova, è tipo, no dai, sicuramente pennello l'hai cinghiale. Mai non visto. Ce l'ho presente. Ecco, quelle erano le pubblicità semplicissime che capisci che non avevano i mezzi tecnici per poter fare chissà cosa, ma che quando le ho riscoperto ho detto, sono volato, bellissima. Anche c'è tipo con cosa pennella sto cinghiale? Non ti posso dire, perché ti spoilerò tutto. Cioè, te la vorrei soltanto far vedere. Cioè, è la marca cinghiale. Dicono che è morto davvero quello del cuore. Pennello col cinghiale. Ah, un saluto del cuore. Scusa, avevo fatto un viaggio assurdo. Sì. Pennello. Si userà il pelo di cinghiale. Sì? Userà il pelo di cinghiale. Sì, può essere. No, sì, sì, le setole del cinghiale. Adesso è sì. Chiaro. Scusa, non avevo capito. Pennello cinghiale. Una a caso, volendo. Siamo entrati in modalità. Roulette. Ci piace. Vediamo. Ah, raga. Competitor diretto del fruttolo. Cos'è questo? Come cos'è? Fa
fanno mu. A una fa mu mu. Ah, budino okay. Al latte con le matte. Super cremoso, super goloso. Vaniglia, ciocco, ciocco, vaniglia. Vaniglia. Fa mu mu, la mucca con gli occhiali. Per gole non ne vai, ma che colore, tutto ok. Tutto okay. Ma poi? Cosa vuol dire macchie, macchie cremose, tutto ok? Cosa vuol dire? Un cazzo. Cioè qualcosa ti ricordi di vitiligico. No, di irrealistico anche in questi bambini. Non sembrano dei bambini sembrano reali. Sembrano dei gobbi. Questi sembrano tutti a fare sì. I rap, sembrano finti. Sì. Questi sono proprio usciti dagli anni 90 più che altro. Oh, questi sembrano un botto usciti dagli anni 90. Ma tu ti ricordi, scusami, Giorgio Vanni cosa ci diceva dei suoi testi? Che infilava spesso parole a caso. Ah, è vero, sì. E erano quelle che facevano però la canzone. Qua secondo me non c'è casualità, nel senso qua io vedo la mano di un grande artista. Nel senso secondo me è uno veramente temprato. Il grande artista Neil sarebbe bello. Questa è proprio, cioè l'abbiamo cantata a memoria, ragazzi. Dopo quanti anni? So a memoria totale. L'abbiamo vista anche all'infinito, L'abbiamo vista all'infinito, sì, però io mi ricordo che da piccolino quando partiva io la cantavo, mi alzavo e cantavo di brutto. Il mio problema lì è che non l'ho mai mangiato. Neanch'io. Mai mangiato. Neanch'io, ero amico del frutto. Questo non l'ho mai mangiato. No, ma il Gran Soleil. Cos'era? Gran Soleil. Che vorrei. Era trovate il Gran Soleil, vedi? Non la ricordo. Ma tu hai cancellato buono, ma perché io capisco che Frank non si ricordi queste cose qua perché comunque ai tempi della guerra era già vecchio. Lui guardava Mamma Sita. Ma avevo lo zio Sam che mi faceva così. Lui guardava Carmelo e Mamma Sita e che tira il dito per fare una scoreggia. Carmelo e Mamma Sita. Vabbè, ecco, ci hanno trovato il pennello cinghiale. Ma cos'è? Cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande. Ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello cinghiale. Cinghiale, la grande marca della perfezione. Parte per dipingere, che... verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca cinghiale che ti aiuta. Presto e bene, sempre avviene con pennelli cinghiale. Cazzo, bellissima. Però, così bellissima. Almeno mi dà una panoramica del prodotto, mi fa vedere no, tante assolutamente, ma sai perché ti cattura un sacco l'attenzione? Lui. Non c'è la base. Non c'è una cazzo di base. È un nessun suono. Di sotto della televisione. È vero, quello fa un bellissima. Quello fa un botto e mi piaceva tantissimo che secondo me bisognerebbe un po' riprendere questi zoom, zoom e poi de zoom sul pennello. Molto bella questa, devo dire. Sì, te l'ho detto. Cioè, sarebbe bella anche oggi. È vero. Sì, questo è un botto. Ma è perché le so tutte a memoria, perché io passo la vita su queste cose qua. Trovatemi quella del tonno Nostromo. Ah beh, sì. Che tonno. Che tonno. Nostromo! Esatto. Che tonno. Sono tutte quelle pubblicità che viste ora sono cringe, ma sono... Vabbè, ma scusa, ma bellissima. C'era la pubblicità... Quella... c'era... Porca troia, quella del tè. Antonio! Del tè. Fa caldo, Antonio! Sì, Antonio. Ah, è vero. Porca troia. È statera, eh? Era statera. No, Nesti. Ah. Antonio, che cazzo. È vero. Oppure c'era quella... Tipo Giovanna, come cazzo si chiama? Brava Giovanna. Era quella di Brava Giovanna, della verniciatura, era? Sverniciavano, ma era di qualcosa verde. Altro, secondo me, non mi ricordo. Era... Brava secondo Giovanna, me... brava. Anto, fa caldo. Guarda, la chat è impazzita. Sì, la chat è impazzita. No, ma in chat ne stanno un po'. Io ho un flash di io al mare, da piccolo. Sì. E se tu era il periodo clou di Anto fa caldo, tu eri in spiaggia, urlavi al bar, Anto! E dall'altra parte qualcuno si sentiva che faceva fa caldo. Serio? E lo facevano di continuo, ma con gente a caso. E rispondevano. No, tu mica hai avuto una vita incredibile. Ma infatti tu, a parte, è un po' non la vita capisco. Di Forrest Gump. Sì, solo cioè, lui secondo me a un certo punto si ritroverà su una panchina e narrerà tutta la sua storia. Ve la sua lo vita. Giuro. A Ginostra. A Ginostra magari. Esatto, a Ginostra. Comunque no, Brava Giovanna era Silicone. Sì, era Saratoga. Saratoga. È vero, Saratoga. Saratoga. È vero, è vero, è vero. Abbiamo un'altra pubblicità? Prego. No. Gran Soleil. Wow. Ah no, è Gran Soleil, sì, è vero. Ma che coreografia pazzesca. È bellissima. Gran Soleil, gran gelato che vorrei. Ho sbagliato le parole. Cos'è che dice? Non si capisce. Il nettare degli dèi. Il nettare degli dèi.
Ma con questa molla sotto. Sì, questa molla sotto. Però ti crea uno stereotipo della vita al sud che non è assolutamente mai senso. C'è un matrimonio tutti i giorni. Ma infatti, veramente. Il problema un po' delle vecchie pubblicità è che esistono stereotipi, discriminazioni. Ci sono dei concetti. Ci sono tante pubblicità che ora non potrebbero essere messe. Tanto che ci sono delle playlist che ora non guarderemo, ma che si trovano su YouTube, di delle pubblicità che sono poi state a un certo punto tolte perché davano dei messaggi completamente sbagliati, ma tipo i bambini che si sniffavano lo zucchero e diventavano mega attivi, oppure pubblicità della liquirizia tabù, anche quella un po' vero. Meteorite di qualche anno fa. Aspetta, allora, secondo me ci sono delle pubblicità che sono diventate obsolete perché trasmettono dei messaggi sbagliati e legati a un'epoca vecchia. Sì. Invece ci sono delle pubblicità che sono delle cazzo di pubblicità evergreen perché sfondano queste pareti. Penso a Vivident Blast, penso a quella del Buon D, penso a tutte queste pubblicità che sono proprio geniali da parte del team di creazione dell'ADV. Aspetta, tu hai detto Vivident Blast riferendoti a quale? Boh, io mi ricordo, pesissima, quella Sono tua madre. Qual è? Sì, quella l'ho messa. Ce l'abbiamo, mettiamola. Oppure quella Sono una marionetta. Che è sempre quella, quella serie lì. Ok, ok. E se no c'è quella delle scogliatolo pescoretta. Sì, ma io comunque quella lì è vero. Anche sono quella, ma quelle in realtà sono finte. Esatto, sì. Però quella in realtà assurdo, è legato al discorso del obsoleto. Sì. E, oppure quella delle Bondi, secondo me è la più geniale di tutte. Quella del Bondi, sì, quella del Bondi è ancora bella fresca, è molto recente. Però tipo quella della Vivident che ho selezionato, l'ho messa proprio perché mi ha imbarazzato un botto, non so come l'abbiamo pensata, però è figo perché ti stunna. Cioè, sì, io mi ricordo che al tempo mi divertiva, ora mi ha proprio stunnato. Allora sono curioso perché io me la ricordo come bellissima. No, allora è bella. Cioè, la vorrei vedere ancora oggi. È strabella, però dici, ma come cazzo l'hanno fatta provare? Cioè, non capisci veramente come sia riuscita a passare attraverso tutte le varie cose e dire, ok, la mandiamo in televisione, è stranissimo. Ma poi quella con la scimmia del crudino? È anche quella. E Owen Wilson. Sì, no, Owen Wilson dopo, okay. Però prima c'è la scimmia romana che fa il colino. E prima mi era venuta l'idea di pensare, ma perché il gorilla è collegato al colino? Magari c'è qualcosa che mi sfugge. Caso. Secondo me sì. Mi sembra strano, perché mettere un gorilla romano? Perché fa ridere forse faceva ridere, ma ci deve essere il crudino. Ma no, secondo me non ci deve essere un collegamento, caso. Non può essere messo così a caso. Come cazzo è possibile? Come quando presenti l'idea, le tese fanno quelle del Cinar. Sì, vabbè, ma magari avevano un costume da gorilla in più. Detto, no, ma perché farlo romano? Mi devi spiegare perché fare un gorilla romano? Magari è romano. Comunque ho messo romano anche quella e l'ho messa proprio per chiedervi se c'era qualche collegamento. Io non posso pensare che non sia collegata a qualsiasi cosa. Merda, rega, ho letto la chat. 892 due tizi uguali biondi. Cioè, bellissime quelle di Bisio, pagine gialle. A me piacciono un po'. Ah, è vero. Pronto pagine che gialle che gli chiedeva sono appuntamenti. Andiamo a vederne una. Ci sono stati tutti i comici strasfruttati. Prego. Per questa è quella della Mario. È vero. Non ha senso. Cazzo, è geniale. No, è geniale. È geniale. Questa però è la sensazione. No, è geniale, me l'aspetterei un botto da te. Cioè, secondo me è un creativo con la tua mente. Cioè, uno che unisce degli elementi un po' a caso, però alla fine li fa funzionare. Cioè, è una roba fighissima. Però devi avere due palle giganti per riuscire a portare una roba del genere. Perché secondo me può essere non capita. Ma vabbè, scusa, immaginatevi anche quella della le riunioni su questa pubblicità. Ma perché il fatto non è vederla realizzata, perché realizzata funziona. Ma presentarla. Esatto. Lui a un certo punto si toglie e fa: sono una marionetta. Cioè, aveva tutto lo storyboard. Signori, non è finita. Alla fine una balena travolge il presentatore e lo uccide. Il liquido del blaster fuori dallo spiattone. Però tipo te secondo me la sapresti raccontare, perché quando ci racconti le cose assurde che tipo fai tutti i suoni. No, però che fai tutti i suoni. No, non ti chiedo di raccontarla, tranquillo. Sai, placati. Però secondo me lui che devi essere un tipo molto esaltato, sì. Cioè un tipo esaltato che fa dei rumori, che fa dei versi, alla fine spiazzi un po' il pubblico e ti dicono dai. Per me non può essere la tua prima pubblicità, deve essere tipo la quinta che fai con un'agenzia. Cos'era l'uomo del questa, monte? Ti dico questa. Me lo dice Vanessa, la mutanda mi stressa, ma Pompea no. È vero. Sì, è vero, Pompea. Non strappa, non stringe, non stressa. Esatto. Pazzesca. Wow. Ma abbiamo le nostre pubblicità preferite? Io le vorrei vedere a un certo punto. Andiamo a vedere? Sì, esatto. Perfetto, vai. Vai.
Vabbè, questa l'hai scelta te, l'ha scelta lui, cazzo, è vero. Luigi, è vero. Si chiamava? No, Luigi. Ah, Yomo. Sì. Perché loro sono stati testimonial dello Yomo per una vita. Sì. Che schifo i baffi sporchi così. Gli ha sputato in faccia. Però quelli che gioco però, di prospettiva. Sì, no, è stranissimo. È molto figo. Cosa. Allora, sì, il set sì, è fighissimo. Però non è fighissimo. Scusa se te lo dico, ma non ho mai comprato Yomo. Però sono snaturati completamente. Vabbè, ma quando loro. No, erano loro. Cioè, insomma, gli anni in cui andavano. Era così, no, sì, era vero, sì, sì, no, bellissimo, però il set con quello quando quello, gira, quello strabello, perché quello le persone strabello. Così fanno, perché sembrano bimbi. Poi questa secondo me è vecchissima, cioè secondo me questa è più degli anni, anni 90. Esatto, anni 90. No, secondo me è la prospettiva. Io l'avevo no, già vista, la tocca al tavolo, è gigante. No, secondo me è la prospettiva. In televisione non penso di averla mai vista. Io sì. Cioè, sono riuscito a ficcare Aldo, Giovanni e Giacomo anche in questa puntata. Io non so. È la prima cosa a cui pensate, le pubblicità del Giovanni. Hai fatto bene. Ma vediamo la prossima, la prossima. Questa era di Frank. Questa l'ho scelta io. Ma questa cos'era pure? Il gorilla? No, è il tipo. Vedi che c'è quel movimento lì. Ma bello. C'era questa epoca in cui ce l'avevano con i finlandesi, anche la Golia faceva tutte queste. La Ricola? La Ricola, che faceva le pubblicità sfottendo i finlandesi. Sì. E questa qua mi ha fatto mega ridere. Cioè, no, questa qua mi faceva sempre impressione lui che si rialzava e si staccava. È vero, è vero. Staccava sto dardo quello gigantesco, sì, però strabello che arriva lì, gli tira sui denti. E questa bello, era di tonno. Sì. Andiamo alla prossima. Prossima. Questa è mia. Questa è tua? Ma dai, l'avevo questa messa sulle storie. Che palle, vero? Bellissima questa. Ma io assurdo che questa l'ho rimossa. Anch'io non me la ricordavo. Questo era un patto del diavolo, questo. Sì. Era il superpotere che voleva lui, esatto, se fosse stato un super. Eccolo dove veniva. LOL. Ma pezzi, ma cosa. Ma non me la ricordo. Ma io ti giuro, neanch'io me la ricordo. Facciamo che sono vista sempre stati matti quelli alla Vigorsol. Ma sì, sono sempre bellissima, stati matti alla Vigorsol. Porca miseria. Figo. È Vigorsol anche quella di prima, no? Quella è Dividend. Xylit. Non ho paura. Ma è assurdo. Cioè, io è assurdo che non me la ricordi, capito? Esatto. Cioè, mi fa strano quello, sì, perché sì, è una pubblicità che dovrebbe entrare in testa. Invece non me la ricordo minimamente. Bellissima. Vediamo subito la prossima, Sony Knife. Che è mia. Vabbè, un grande classico. Un grande classicone. Che cos'è? Non me la ricordo. Come no? Sì, che te la ricordi. Aspetta. Silenzio. Ah. Bellissimo. Cioè, bellissimo. Bellissimo. Poi quanto è esagerata questa scoreggia? È pazzesca. E tutti ritrovarono la felicità. Strabella. No, strabella. Più che altro lo scoiattolo sembra una creaturina tutta tranquilla, pucciosa. Per quello fa ridere. Esatto. Poverino. Ah, cioè, te stavi pensando agli scoiattoli. Pensando agli scoiattoli, no? Cioè, no, ma l'ho visto di recente. Sì. No, vabbè, se non tutti è che scorreggiano. No, sì, sì, sono mega pucciosi. Beh, Frank mettono un po' di zaggio le scoreggie. Sono degli stronzetti. No, no, gli scoiattoli sono dei grandi. Comunque, guarda, che noi pensiamo che queste pubblicità siano strane, ma in Giappone, tipo, questo concetto è portato all'ennesima potenza. Una queste qua sono per principianti. Dovremmo guardare le pubblicità estere. Infatti è per una prossima puntata. Quelle giapponesi solo? No, no, facciamo tutte estere. Poi anche americane, secondo me, sono molto a un livello. Cioè, qui in realtà queste saranno magari studiate da. Ma secondo me queste sono americane. Queste magari sono americane. Mandate in Italia. Sì, però cioè, sì, spesso sono doppiate. Sì, sì, sì. Io farei due episodi. Un episodio sulle puntate e sulle puntate. Sulle pubblicità estere e su quelle censurate. Okay. Comunque dicono che quelle della Vigorsol Trash erano internazionali. Internazionali, infatti, erano doppiate. Ci sta, ci sta. Ma poi secondo te in Italia fanno in grafica uno scoiattolo con l'albero, le zero figure. Zubat. Andiamo a vedere Nelson. L'ultima. Nelson. Sì, e la mia è diversa. Vabbè, ci sta. Non ti preoccupare. La mia è una pubblicità. Ma che cazzo è adesso? Bella questa.
Per questa cosa è quella vocina lì del bimbo, è proprio. A me è sempre piaciuto un sacco. Mi andate a cercare l'uomo del monte, perché lo stanno continuando a citare in chat. L'uomo del monte non è quello che lancia la mela? Non mi ricordo. L'uomo del monte che lancia le mele? Io mi ricordo. Melina. L'uomo del monte ha detto sì. L'uomo del monte ha detto sì. Che cosa faceva? L'uomo del monte ha detto sì. E lanciava la mela. Non mi ricordo. Ce n'era una bellissima. Marlene! Che prendeva tipo baseball la mela, la lanciava dal monte, la prendevano col guantone da baseball. Se ci sarà luce. Andiamo a vedere. Vai, vai, vai. Frutta è matura. Tutti aspettano l'uomo del monte. Il pomodoro. Ma così? Solo lui sa quando l'ananas è pronto. Vabbè, ma a dare il meglio. In una piantagione di cocaina, palesemente. Ma che cavolo è? Cazzo, non me la ricordo. Ma guarda com'è il logo Rai 3, vecchissimo. Ma questa musica. L'uomo del monte ha detto sì! E questo sì, che garantisce quel gusto. Questa me la ricordo, perché non me l'ho mai vista. Allora, scusami, però questa è palesemente una citazione alle coltivazioni di coca. Anche secondo me. È American Made, il film altre... con, sì, sì, con sì, Coso, con come si chiama? Quello non di Walter Minority Report. Non Cruise. Super colonialista. Comunque anche io ho pensato sì, tantissimo a uno scambio di droga. È proprio quello stereotipo, però... spostato tipo in poi lui, Sud, poi lui in giacca bianca, bianca sì, sì. Classico Tarzan. A proposito di pubblicità simile, in questo mood un po' così, l'hanno appena citata in chat, l'antico vaso andava portato in sala della Montenegro. Quello bello, mi spaccava un botto i coglioni quando parlavo, non lo so perché, mi rompeva un botto. Era bellissimo il jingle finale, però è vero, sì. Ma mi avete trovato la pubblicità del tonno Nostromo? No. Va bene. Eccolo. Bellissimo questo. Ma già ride. Sapete? No, adesso vi dico, racconto una notte. Nostromo! Questo è proprio cattivo. Però, no, in realtà però, è tua suocera. No. Però, ma porca miseria. Però, io mi ricordo, perché io mangiavo il tonno così quando guardavo questa pubblicità. Ah, con il coltello? Prendevo la scatoletta, la aprivo, prendevo il coltello e la mangiavo e così. E diceva, è tua suocera. Ma ce l'abbiamo invece. No, con i nostri... Claudio, ti ricordi con David, nostro cugino? Che lui faceva esattamente questa cosa qui, la facevamo poi tutti insieme, che aprivamo una scatoletta, prendevamo col coltello il tonno e poi urlavamo Nostromo! Che tonno! Non se la ricorda parole. Perché ha infanzia inventato i cesi. Ha detto è vero. Facciamo la falsa informazione. È vero. Arriverà tra un po'. Cioè, non può partire se è vero. Io vorrei vedere, perché a proposito di crudeltà mi viene in mente, l'abbiamo citata tanto, la pubblicità del Bondi. La prima, la seconda e la terza, perché erano tre. Allora, ho messo anche quella, ma mi sa che ho messo solo la prima, perché c'era la compilation Bondi e proprio... Perché c'era la cosa che finiva su uno, poi finiva sull'altro, era tutto un susseguirsi. Tra l'altro quello geniale, perché comunque è un target di bambini, secondo me. E quindi far vedere una pubblicità del genere era un po' tipo... Infatti l'hanno tolta. L'avevano tolta. Sì. Invitante che posso coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità. Non esiste una colazione così cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste. Cazzo. Poi c'erano gli episodi dopo dove arrivava anche il Bondi gigante addosso al postino. Sì, al postino. E poi arrivava al dottore e poi arrivava... Però era proprio un Bondi lì, no? Sì, era un Bondi. Però mi hai fatto venire in mente che quando, è vero, che la ritirarono e poi ci furono tutti gli articoli perché schiaccia la mamma e tutte le varie... E ti dirò un'altra cosa. Vai. Quello della Lola. E cos'era? Latte. Granarolo. Sempre un suggerimento della chat. Tipo una cosa che io dico un botto quando, come si dice, non so, capisco una cosa che era ovvia, dico ma è ronco. Io lo dico un botto. Ah, tu lo dici proprio. Cioè, quindi il tavernello ti ha influenzato a tal punto così che tanto sei un che dico ma è ronco. Beh, c'era un periodo che lo dicevano tutti comunque. Sì. Questa cosa comunque dell'influenza della pubblicità è un po' come Babbo Natale che da verde è diventato rosso per colpa della Coca-Cola. Cioè, è pesissima come cosa. Ma mi è venuto in mente invece pubblicità secondo me completamente sbagliate, nonno Nanni stracchi che vola, presente? Non questa cosa te la sei inventata. È vero, stracchino che vola. Cazzo, stormo di stracchini che volano con le allette. È vero, assurdo. Questo non me lo ricordavo. Vi prego, regia, cercate questo contributo pazzesco. Quelle sono proprio pubblicità in cui anche è un po' scazzato qualcosa. Che dicono in chat, svizzero, no, novi. Vero? Quello dice ma anche il parmareggio. Quei toppini odiosi. Ma ho visto che lì addirittura si è evoluta, perché ha fatto così tanto successo che poi addirittura il padre Topino ha fatto una canzone tutta con una forma di grana che suona la chitarra. E prima la stavo guardando, non l'avevo mai vista ed ero scioccato da questa cosa. Perché che è brutta. Ma non è che è brutta, perché è fatta anche bene a livello digitale. Di testo, sì, no, a livello di 3D. Però dico, ma... Cioè,
a un certo punto basta, ha rotto il cazzo. Altre due citazioni molto importanti della vita di tutti i giorni sono una Schweppes io e te, come cazzo, cazzo è vero, sì, con la Uma Thurman, e poi Voulez-vous pâté avec moi. Ah, vero, fighissimo. Voulez-vous pâté. Però vedi, noi siamo proprio il prodotto della pubblicità, sì, sono stati bombardati così tanto adesso che pian piano passerà, un po' passerà. Un po' passa, sì. Beh, sicuramente comunque, ci stiamo un po' disintossicando. Anche se su YouTube ce ne sono tante, la non cosa so. Che ci fotte a noi era la ricorrenza del fatto che sì. se tu facevi una sessione di TV, la stessa pubblicità la vedevi 8 vero. Volte. Vero. Okay. E poi non sono così impattanti adesso, secondo me. No, non c'è no un ma poi te. Eri, cioè, se tu guardavi una cosa, praticamente dovevi vedere la pubblicità per essere sicuro di non perderti l'inizio di quella cosa. Non è come adesso è che torni indietro se arrivi tardi. Comunque, ultimamente io tipo mi sono guardato una pubblicità da 3 minuti su YouTube, ma solo perché mi è comparsa una pubblicità Sabaku no Maiku, sì. che sponsorizzava questo nuovo videogioco. Ah, è partito da Lunarine! Ragazzi, come cazzo ti viene in mente di vedere gli stracchini però. Che volano? Ma bellissima, che senso ha? Vabbè, ma scusa, il concetto del il formaggio che non è pesante, è fighissimo. Ah, non grasso, pesante. Non avevo mai capito nella mia vita. Zero, bro. Effettivamente ha senso. Ma quel bambino là è una cabbage patch. Cos'è? Le, che cos'è? Scusa, le bambole domande, quelle okay. quelle con la faccia patatosa. Vabbè. No, dicevo, ho visto tutto il video sì. di Sabaku no Maiku. Cosa pubblicizza? Questo nuovo videogioco che sarebbe italiano, okay. produzione italiana. Ah, sì, quel Souls italiano. Okay, sono, rimasto, esatto. cioè, sono rimasto incuriosito perché ho detto, cazzo, se lo dice lui, se ma lì c'è una il testimonial prima che cosa. Ammiri e quindi... Esatto, e quindi ho guardato una pubblicità sua. Ho capito. Sì, okay. Oddio, abbiamo... un super amico del nipote di nonno Nanni. Un super wow. amico del nipote. Miki Sosa. Beh, è bellissimo quando ci sono queste coincidenze. Ah, c'erano bellissime. Un tipo è amico del nipote del tipo che ha nonno adesso, Nanni. Scusami, sono un po' perso. Hanno citato altre due pubblicità. Sì. E una, i nostri amici di Red Bull. Sono tra le pubblicità più fighe, secondo me, quelle che facevano strabelle, quando cioè, sì. Red Bull vabbè, ti mette sì. le ali con tutte le animazioni. Ah, ma vero, se ci metti l'animazione, secondo ecco, sì. come quelle come della Ceres. Come le Ceres. Sì, esatto. Ceres, è vero. Vero. Ma infatti, animazione, cartoni, cose del genere, secondo me, tirano tantissimo. E poi sì. mi ricordo che a me gasavano anche le ricostruzioni dei nemici, che di solito erano zanzare, batteri. Tutte è queste vero, cose qua vero, che vero. C'è stato quel filone di 3D Actimel. Esatto, Actimel ah, che avevano tutte le varie tutti cose che correvano. Esatto, tutte le cose che correvano. Cioè quando hanno avuto questo momento stile Cartoon Network in pubblicità. Esatto, a me faceva no, tantissimo. Era corpo umano lì. Era più corpo umano. Io era mi più corpo immaginavo umano, che sì. bere l'Actimel mi buttasse dentro delle squadre antisommossa. Comunque adesso non c'entra nulla. Ma ho visto ieri il trailer di Buzz sì. Ah, Buzz Lightyear. Sì. Buzz Lightyear della Pixar. Mi ha aiutato tantissimo. No. Cioè, esce questo film, esce questo film sul personaggio che ha ispirato il gioco di Buzz Lightyear. Quindi praticamente è un film della Pixar, cioè sullo grafica spazio. Pixar okay. con Buzz Lightyear però persona vera, cioè astronauta che va nello spazio, okay. fighissimo, sì. un'idea fighissima. Ma dai. E lui sembra dolcissimo, sembra sì. tipo l'uomo più dolce del mondo, infatti sono mega curioso, sembra sì, veramente anch'io. Bello. Cioè io che non ho ma dopo non quando ho lo vedi ti metti a piangere, story. Io ero lì che avevo i brividi, ho detto che, a parte l'idea che è una figata, ma come sembra realizzato ma sembra... quando esci? Non so. 2022. Sì, no, più avanti. Mi hai anche la pubblicità del Tantum Verde. Ciao, Bocca Sana. Io quella non ho mai capito. Ma che cazzo vuoi? Cioè? Ma che cazzo vuoi? Ti pare che sei che lì che a minuti urla. Ciao, hai Bocca ragione. Sana. Ma che cazzo hai vuoi? Ragione. Ma che cazzo ne sai uno? Hai e ragione. Che cazzo vuoi due? Sono fatti la tua d'accordo. Vita tre. Cioè. No, è quello, è il fatto che ci sono alcune pubblicità che secondo me hanno delle dinamiche che riprendono la realtà, ma che sono ma totalmente vero, fittizie, sì, esatto. ma soprattutto o maleducate o sarebbe... Cosa è successo? Cosa c'è ah, ok, che ti chiedevano cosa avevi okay. scritto sulla scaletta. Perfetto, giusto. Ah, no, non me l'hanno chiesto. Ah, ok. E perché tu lo fai vedere alla camera? È perché l'avevo lì, l'avevo scritto all'inizio e mi sono sfogato. Ho capito, ho capito. Vabbè. Vabbè. Io è stato bello. O è stato sì. bello, oppure sarebbe bello concludere con un'ultima pubblicità suggerita prego, da loro. Mi prego. Sarebbe piaciuto. Suggerita no, da chi? Suggerita magari stiamo dalla guardando. Chat. E quindi la devono, dobbiamo aspettare che la suggeriscano. Ma a me ci mettono che due la secondi. Cerchino. L'ultima. Che facciano tutti i collegamenti del caso. Dicono alto là il sudore, si potrebbe chiudere con quella. Che c'era anche male. C'è nessuno? Cos'è? C'è nessuno? È la polizia. Esatto. Tristissima per quella. Per il sodio era. Sì, era l'unica particella di sodio. Vero, era vero. Tristissima. Dai, chiudiamo tristi. Beh, chiudiamo tristi. C'era anche l'uccellino di Del Piero. Ma vabbè, ma quelle... Boh, delle, anche della, la cosa di dire comune è il mulino che vorrei. È vero. Cioè, a volte vorrei essere. Io però... E Banderas cos'è? Prima forse. Credo di sì. Beh, che sono tutti felici nel mulino sì, bianco. Sì. Io comunque chiuderei con quella lì della Lete. Guardiamola se c'è. Perché quella lì mette un botto tristezza, poi silenzio, si
spengono un po' le luci, non so arriveremo. Se allora facciamo questo. Beh, le luci esatto, le possono spegnere se vogliono. Questo. Sì, è vero. Figo. Intanto ringraziamo tutti gli abbonati. Esatto, ringraziamo gli abbonati, tutti quelli che hanno regalato mille abbonamenti. Ringraziamo anche se Andre Perez, ho visto che ci hanno dato dei. Grazie Andre Perez. Infatti è figo col tablet perché posso vedere in tempo reale cosa succede e cosa non esatto succede. Esatto. Le luci intanto si spengono. E andiamo a rattristarci con l'acqualete. Prego. Andiamo a vederla tutti in silenzio. Posso dire che è un po' macringiato. Me la ricordavo più. Ma dopo. Effervescente naturale, ricca di piacere, povera di sodio. No, erano più parche di solito, sì, che abbiamo sbagliato. Sì, ho sbagliato. Ha meritato di restare da solo, cioè proprio fa cagare, bellissime, cringissime. A me piaceva invece, a me piace ancora. Vabbè, ragazzi, grazie. E arriverenze. Arriverenze. Arriverenze.